Intanto, ciao, ciao a tutti, grazie ad ancora da Lecky per la sub. Entriamo in modalità game, perché stasera torna un bel format. Cioè, un bel format, non so nemmeno il significato della parola format. Torna un bel giochino. Un giochino che abbiamo fatto qualche mese fa, credo ormai. È stato... Sai che mi sa che è stato... Un anno fa, possibilmente? No, era tipo maggio, forse. Quindi non proprio un anno fa. Le paperelle, bravissimi. Le paperelle. Plastic Duck Simulator, ovvero l'Elixu ci ha regalato questo gioco durante una live. E quindi oggi lo riportiamo. Ma, c'è un ma, potrebbero essere usciti ben 3 DLC di questo gioco. Cioè, capite quanto è importante? Guardate qua. Plastic, vabbè, Duck, Ducks Please, Duck Addiction and So Many Ducks. Ho tutte e tre i DLC, non me li ha regalati l'Elixir, a sto giro li ho comprati io, solo il main gioco me l'ha regalato lui. Duck Addiction è un nome bellissimo, solo perché sembra Drug Addiction, no? Ciao Manu The Real One, grazie del decimo mese. Poi, ma quanto è figo Pelmucci, una delle persone più sexy che abbia mai incontrato. E grazie a Salmon House per il 13° mese. Benvenuti. Che nostalgia. Quanto è passato da quella live? Sono molto curioso. Qualcuno oggi ha fatto il rewatch per ricordarsi il nome delle paperelle? Che cos'è Plastic Duck Simulator? Plastic Duck Simulator, per chi non lo conoscesse, è un giochino molto bello che fanno... sì, su Rai 2. È un giochino molto bello che sta su Steam. E che giochino è? È un giochino molto interessante in cui l'unica cosa che devi fare è stare fermo e aspettare. Aspettare cosa? Aspettare in alto a destra che quella cosino si... che arrivi al massimo, in modo tale da farti spawnare le paperelle. Ebbene sì, live evento. La live di stasera rimarrà accesa fino a domani mattina, perché dovremmo aspettare non so quante, 14, 16 ore che spawnino tutte le paperelle. Quindi lascerò il PC acceso con la live fino a domani mattina. Io ci ho messo 10 ore per finirle. Cazzo, damn. Quindi stanotte, regà, vi terremo compagnia. Io andrò a dormire perché domani abbiamo una data con Slugger. Però domani mattina alle 8 dovrò svegliarmi, spegnere la live. Quindi domani mattina, che è sabato, non so chi sarà già a scuola o altro. Però benvenuti su Plastic Duck Simulator. Faccio after? No, non credo. Credo che alle 10:30 me ne vado a dormire, vaffanculo. Ma mi alzo alle 13. Tiro si era divertito molto a giocare questo. Sì, però l'ho portato prima io di Tearless, eh? Non iniziamo a dire cose false. Che meno male. Dark, let's go. Allora, amici, come molti hanno detto, stai iniziando da capo? Sì, perché i DLC sono praticamente un nuovo gioco. Quindi se io metto i DLC, devo riniziare da capo. Se vado su collezione, qua ho tutte le paperelle, più quelle del DLC 1, più quelle del DLC 2, più quelle del DLC 3. Quindi ho un botto di paperelle. E ne sta per spawnare una nuova a breve. Damn, guarda che sexy, cazzo. Guarda che sei, ma sono tantissime. Infatti non so se riuscirò entro domani mattina a finirle tutte. Ho questa enorme paura, quindi non lo metterò in pausa nemmeno una volta. Ora c'è un problema, raga. Qualcuno si ricorda... Oh, è spawnata una paperella. Damn! Ma già da subito! Ma che cos'è? Questa non c'era. Questa è già del DLC. Vediamo di che è il DLC, eh. Speciale. È di Duck Addiction. Come si chiama, ragazzi? Deve avere un nome molto medievale. Tipo, è fortissima. È la Clash Royale. È fortissima. Lui deve avere un nome particolare. È un nome interessante. Un nome medievale di una persona che ha combattuto le guerre in Medioevo. Tipo Marcantonio. Frosinone. No, Frosinone non mi piace. Barbero, ecco. Sir mi piace. Sir Aurelio, però Aurelio l'abbiamo già chiamata una papera. Sir Fabio, ma non è un nome molto medievale. San Pietro, no, non mi piace, non mi piace. Quack Knight, Lil Nico. Sir Robertus, Sir Adelmo.
Va bene, Sir Adelmo mi piace, si è guadagnato la vittoria Sir Adelmo. Invece quella di Spawn, come l'avevamo chiamata l'ultima volta, la paperella main? Questa volta la chiameremo Delmo, senza motivo. Spawn, quindi Giovanni. Ah, è la paperella di Spawn, va bene, chiamiamola Giovanni. Makes sense. Si chiamava Totò? Siamo sicuri si chiamasse Totò? Qualcuno può fare un rewatch, per favore, per ricordarsi i veri nomi delle paperelle? Se no mi apro il telefono e mi vado a guardare come si chiamavano le paperelle, più quelle nuove, perché voglio dargli gli stessi nomi che gli abbiamo dato nell'ultima live, raga. Qualcuno può andare a rivedere il video e a fare uno scouting per ricordarsi tutti i nomi delle paperelle? Grazie. In cambio avrete il VIP. No, non so come traccarlo, però avrete il mio riconoscimento eterno. O Totò Andrea, non ricordo. No, era Totò. Qualcuno controlli il video. La prima era Claudio. Vado a controllare io, Poldo Gaming. Ma come già streamano i video? Ma YouTube, ma cosa fai? Si chiamava Totò. Va bene. Ma anche io mi ricordo che si chiamasse Totò. Aveva questo nome. Quanto tempo è passato, tra l'altro? È passato davvero tanto tempo. Oh mio Dio. Esattamente 10 mesi fa. Porca puttana. Vabbè, se qualcuno ha il video a portata di mano e riesce a dirmi... Sì, lo dici nell'intro. Ma poi non vedo che nome gli ho dato. Le previsioni. Oh, Totò sta andando nello scivolo! No, non può andare nello scivolo. Aspettate, sto andando avanti nel video per vedere come l'ho chiamata. Perché gli ho iniziato a dare i nomi dopo, perché inizialmente non lo sapevo, sì. L'ho scoperto alla fine dei nomi. Vedi, Gabriele Marottoli. Gabriele Marottoli era quella che volava, che poi è partita verso l'oceano. Fammi vedere come si chiamava. Sì, si chiamava Totò, ragazzi. Claudio era la pietra. Oh, tra l'altro ne sta spawnando un'altra. Mi ero subato ai tempi, minchia. Ma dove sarà, ci sarà su Uncut tutte 12 ore. 10 mesi, ma mi pare ieri che vedevo il VOD della live per vedere tutte le paperelle. Madonna, che storia. Ciao Ornito, grazie all'11° mese. Questa è nuova, ragazzi. Questa è fottutamente nuova. Questa di dov'è? Oddio, che paperella è questa? Ah no, è una nuova. Perché è verde? Non c'era. Non c'era nell'originale, vero? Oddio, ma io mo come faccio a ricordarmi tutti i nomi? No, adesso faccio una mossa. Questa era la tua papera con gli occhiali. Come si chiamava, ragazzi? No, devo andare a controllare nel video, così non metto pausa. Allora, Poldo Gaming, così vado a controllare. Me lo dovevo fare prima sto lavoro, perché le voglio chiamare esattamente come l'ultima volta, tutte. Domani a che ora metto la sveglia? Tipo alle 8? Per voi alle 8 va bene beccarci per giocare a Plastic Duck. Madonna, sembra quando mi organizzavo con i miei amici per giocare a Minecraft la mattina. Allora, è qua. Ok, qua c'è già Gabriele Marottoli. 10 ore dopo, io sono andato a dormire. A una avevo dato un nome cinese, ma come mai lo potevo indovinare? Ah, devo andare a vedere la live. Live di 10 ore. Eccola, ce l'ho qua. C'ho la pubblicità. Ancora sto gioco, bro. Dovevamo finirlo. Ci sono i DLC. E adesso parliamo del perché ha questo nome, questa live. Giuro che non è un clickbait, ragazzi. Magari. Madonna, uno nei commenti ha scritto tutte le paperelle che sono nate. Mamma mia. Con l'inquadratura qua centrale, bellissimo. E invece sì, questa qua non è nuova. Ce l'avevo anche nella scorsa live. Ho dato il nome a tutte quante. Fammi controllare. Allora, la papera Tag Life si chiamava Walter White.
La papera si chiamava Walter White. Tra l'altro, Sir Adelmo è caduto qui. Si chiamava Walter White questa paperella. Walter White. Perfetto. Non so quanti si ricordano della lore di Walter White. Io dovrei recuperare. E qua bene o male li ho tutti. Madonna, i nomi erano Tigre, Fiorello, Aurelio, Carictus, Burzum, Chanel, nome cinese, Cali, DJ Moschettone, Bella Diana, Drondo, Calessandro, Panda, Delfo, Robertina, Sottomartino, Sgbsbrund, Ugo, Salvatore, tra parentesi Salvo, Felice, Wendus, Ugi, Fossetta, Mr. Dabolina, Paolo Corte II di Svevia, Taxi B, Ezio, Pietro Pacciani, Tananai e Matilda. Madonna, però la paperella iniziale era Totò. Oh, ne è spawnata un'altra. Vabbè, raga, ma questa è del DLC. Fammi controllare di che DLC. Duck Please. Come lo chiamiamo? Allora, è una paperella con una con del plasma sopra. A parte che è bellissimo. A parte che è bellissima sta paperella. Nikola Tesla. Si deve chiamare Nicola, perché è Nikola Tesla. Va bene, Nicola mi piace. Nicola, perfetto. Perché è ispirato a Nikola Tesla? Perché ha la Tesla semplicemente in testa, bravo. E Adelmo? Sì, Adelmo, Sir Adelmo. Va bene, intanto abbiamo dato tutti i nomi alle altre paperelle. E Madonna, poi ci sarà la paperella quella di pietra che andrà nel fondale, che ricordi. Che ricordi. Va bene, signori, spieghiamo il titolo della live. Intanto io oggi ho un problema enorme, ovvero che sto giù di morale perché mi sta salendo la febbre, credo, e domani ho una data di Slagor e ho freddissimo, nonostante ci siano 24 gradi. Io sono con la felpa in casa, tutto chiuso, la temperatura è alta, ma sto morendo di freddo, mi sento le ossa tipo mezze morte, e ho già preso una tachipirina. Però, boh, chissà come mi sveglio domani. Per Slagor questo e altro, probabilmente morirò. Probabilmente morirò, chi lo sa. Allora, amici, titolo un po' drammatico, titolo un po' da clickbait, ma purtroppo non è clickbait, perché ho bisogno di una pausetta da Twitch. Ogni tanto me la sono presa tipo d'estate. Forse l'anno scorso, quest'estate non me la sono presa, se non sai quei 5 giorni che dovevo andare in un posto, tipo la vacanza in Sicilia o altro. Need to stop. Sai quando fai qualcosa ogni giorno, quando hai bisogno ogni sera di trovare una live da fare che vada bene, che ti permetta di tenere i guadagni di Twitch alti, che ti permetta di tenere gli spettatori alti. A lungo andare, regà, c'è un'isola là? È nuova quella cosa. Dicevo, a lungo andare è un po' stressante. E immaginate di dover scrivere un tema ogni giorno a scuola. Bello, puoi reggere tipo 5 mesi di fila, al sesto mese magari impazzisci, no? È un po' il mio problema, la ripetitività, fare una cosa in modo ripetitivo. Di conseguenza ho detto, stacchiamo un po'. Per i video su YouTube non è un problema. Damn, è nata una nuova paperella. Ora gli diamo il nome. È la paperella 8. La chiameremo 8, ovviamente. Per i video su YouTube non è un problema, perché i video su YouTube posso lavorarci anche da portatile, mentre magari ne approfitto. Ho bisogno di andarmene di un po' di casa. Ho bisogno di chillare. Ho bisogno, sai, quello... Sta passando un aeroplano. È passato un aeroplano. Dicevo, ho bisogno di staccare un po', ho bisogno di una pausetta. Di conseguenza prendo la palla al balzo per non fare live per un po'. Lunedì partirò per il mio primo viaggio all'estero dopo non so quanti anni. Saranno tipo 5 anni che non esco dall'Italia. E finalmente lunedì vado in Ungheria, vado a Budapest, mi faccio... da lunedì a venerdì lì a Budapest, e dopodiché tornerò, avrò comunque delle datine con Slagor, e poi ci sarà il Lucca Comics, quindi probabilmente saranno 3 settimane di pause, regà, che 3 settimane vuol dire un mese.
È brutto, di un mese cazzo senza live, greve. Probabilmente finito Lucca mi verrà una voglia allucinante di streamare in modo, sai, compulsivo, quella roba che dopo Lucca faccio, no, cazzo, ho centinaia di idee nuove, la pausa mi è bastata, oppure tornerò più stressato di prima e quindi farò un'altra settimana di vacanza per stare tranquillo. Questo non lo so. Diciamo che vi aggiornerò in corso di queste settimane. Sarò tutti i giorni a Lucca Comics nello stand di Arcadia. Ho semplicemente bisogno di un po' di tempo per me stesso, nulla di così tragico, ecco, non c'è nulla. In realtà, purtroppo, Twitch, regà, non va nel migliore dei modi. Twitch è una piattaforma di merda per quanto mi riguarda, perché non è affidabile e ti fa scattare dei meccanismi totalmente autodistruttivi, per cui se non streami una sera ti fa sentire in colpa, se esci ad esempio a bere una birra la sera e non streami o vai al cinema ti senti in colpa per non aver streamato, ed è un meccanismo che chiaramente ti fa venire Twitch, ti fa venire quella roba e devi streamare sempre. Non so come facciano alcuni miei colleghi a stare 6 ore in live tutti i giorni. Mettici anche che Damn, Nicola. Mettici anche che ultimamente Twitch si è abbassato di numeri. E voi dite, perché Twitch si è abbassato di numeri? Perché si sta... In realtà non lo so. In realtà credo semplicemente che ci sia stato il ritorno a scuola. Quindi molti di voi sono ritornati a scuola e non hanno più lo stesso tempo per guardare chiaramente delle live. O io da mo che ti dico che forse converrebbe streamare altrove e basta. Magari converrebbe streamare su YouTube. Tra l'altro, ciao Ale, come stai? Ti do il beep. Il carissimo Frigoat che vedete in chat non è altro che il big boy di YouTube Italia. Mi sta dando una mano per un video che uscirà a novembre. Molto molto figo, che parlerà un po' di YouTube Italia. Una sorta di sequel dei Web Show Awards. Quindi niente, sarà che c'è un po' il ritorno a scuola, sarà che semplicemente dalla pandemia Twitch non si è più ripreso, comunque non mi dà quella sicurezza di dire ok, posso fare solo Twitch in modo tale da stare sereno. Perché faccio Twitch? Non so se voi avete notato, ma di solito chi fa Twitch fa delle live di 3-4 ore, è raro che trovate qualcuno come me che streama solo un'ora la sera. E non so quanti di voi abbiano fatto caso a sta cosa, non so quante persone seguono solo me su Twitch o seguite molte persone. Io faccio live di un'ora e quindi mi è anche capitato di essere preso per il culo a volte in modo anche molto fastidioso, se posso, da altri miei colleghi. Per questa cosa, perché sai, Twitch è visto, sai, devi fare per forza 3 ore, 4 ore, se no che stream a fare, un'ora non ha senso, un'ora non fai nulla. Io sono abituato a fare live di un'ora, perché preferisco fare live di un'ora concentrate in cui do il 100% di me, faccio un'ora di contenuto e da quel contenuto ci posso estrarre sia short che video per il canale di gaming. Quindi questo è il mio main intento quando faccio una live su Twitch: fare live di un'ora che sono tranquille, voi sapete da che ora a che ora sono e sto sereno da questo punto di vista. Poi anche perché dopo un'ora di live poi un contenuto così intenso può continuare a risultare fastidioso. Certo, quando poi mi viene risposto vabbè è colpa tua che non sai streamare per 3 ore, vabbè là che cosa puoi rispondere, però amen. Post vacanze Luca, ci facciamo una chiacchierata riguardo quando vuoi Ale, quando vuoi. Dai zitto pignone, chiama la paperella come mio cugino e poi salutami. Leo ha incarnato perfettamente il fan. Ora facciamo solo sub tier 3 che gli mettiamo il nome, così cavalco bene l'onda. Grazie My Name per il Prime e a Pianoforte 33 per il Prime. Quindi, recapino, questa cosa è per dire che Twitch mi ha rotto le palle, non voglio più streamare su Twitch? No, non voglio smettere su Twitch, non voglio né passare a YouTube, perché non sono in quella fase, secondo me, per passare totalmente a YouTube. Continuerò, semplicemente ho bisogno di un attimino di relax, ragazzi. Volevo giusto dirvelo, perché sparire da un momento all'altro poi pare tipo un uè, ma perché non fai più live? E me lo spammate ovunque, quindi adesso avete la risposta definitiva, che non è no, Poldo sta depresso, Poldo si sta togliendo la vita, no, è ho bisogno di chilling, ho bisogno di real chill, anche perché ottobre, novembre, dicembre
ho scoperto che da un punto di vista lavorativo sono i mesi più pericolosi dell'anno, letteralmente. Il college, esatto, sono i mesi più pericolosi dell'anno perché c'è così tanta roba da fare in questi mesi che impazzisci. Io veramente ottobre pieno, novembre pieno, dicembre pieno, mi sono oversaturato di cose da fare e non ho nemmeno un momento per stare tranquillo. E quindi in generale, come consiglio, tenetevi dei giorni liberi a settimana per non fare nulla, anche se poi avete dei pensieri autodistruttivi come me, che quando non fate nulla il tempo che avete libero lo impiegate per avviare nuovi progetti, perché io purtroppo sono una testa di cazzo da questo punto di vista. Però trovate del tempo per non fare nulla, perché a quanto pare non fare nulla a volte è il modo migliore per stare più tranquillo, piuttosto che riempirvi di centinaia di cose e se no finite mega stressati e non ci concludete nulla, anche con la scuola e tutto in generale. Un consiglio, ma andiamo a vedere le nuove paperelle. Allora, è spawnata paperella cerotto, che non so da dove venga. Allora, cos'è spawnato? Paperella 8 e paperella bianca. Andiamo a vedere come si chiamavano. Allora, paperella bianca. Allora, paperella bianca si chiamava così. Aspettate che me lo scrivo. Sugbuyathkgbir. Perfetto. Andiamo a chiamarla. Questa si chiamava così. È un nome strano, però mi ricordo e probabilmente avrò dato una pisellata sulla tastiera per scriverlo. Poi abbiamo 8. Però 8 non si chiamava così originariamente, si chiamava Kali. Non so per quale cazzo di motivo io abbia chiamato questa paperella Kali quella sera, mo sono curioso di vederlo. Paperella 8 si chiamava Kali, grazie Silly Egg. Ottavio chi era l'Elix? Non mi ricordo. Ok, mentre... Che cazzo è successo? Ah, Nikola Tesla è stato risucchiato. Mentre la paperella con il cerotto viene da Duck Please. Quindi è nuova. Chi è l'ultimo sub? Però dovrei iniziare dal primo sub di oggi a dargli i nomi. No, non possiamo dare i sub tier 1 prime. No, non lo so, poi ne devo dare troppi e mi viene difficile. Come la chiamiamo questa ragazzetta? C'è il cerottino. Oddio, sai che è una di quelle di roccia. Dov'è Kornakos? Non mi ricordo. Scema. Non voglio chiamarla Scema. Si chiama Tito. Will. Mahakali. Minchia, la canzone di Section. Sbadatina. Dario Moccia. Cugino di Leo. Ah, vero, era il cugino di Leo questa, perdonatemi. Leo, il tuo cugino è un po' strano. Cugino di Leo. Perfetto. Allora, Sir Adelmo, lei come sta? Tutto bene? Lui è proprio un figo, cazzo. Lui ha fatto le crociate, altro che Walter White, damn, i good, Nicola sta bene, Cali sta bene, cugino di Lo sta bene, Scudino sta bene, Totò sta bene. Totò sempre big boy. Totò è... Si chiama Carlo suo cugino? Si chiama Carlo Palmucci? Non lo posso sapere. È un punk? Oh mio Dio, è bellissima questa. Si chiama Carlo tuo cugino? Va bene, dovremmo chiamarla Carlo. Carlo, questa è di Duck Please, papera nuova. Come la chiamiamo, raga? Eco. Oddio, sai che Eco è un bel nome? Però qualcosa con bio, qualcosa che inizi con bio. Porco bio, tipo? Datteco. Dio, ti odio, Leo, perché adesso la voglio chiamare Datteco, però non posso chiamarla come uno youtuber che è scomparso. Bioparco di Roma. Biodegradata. Biollante, minchia, biollante top kaiju di Godzilla. Olimar. Oh mio Dio, è bellissimo Olimar. Minilla. Biopera. Biochat. Biolingo. Bionica. Voldimar. Biopera GX. Va bene, dedicherò questa paperella a Opera GX, che mi paga sempre i video. Benvenuta Biopera GX. Benvenuta, il tuo nome mi piace molto. Ciao Opera GX, spero che mi sia ricordato di mandarvi questa clip, così vedete che mi piace quando mi date tanti soldi per i miei video. È molto bello. Guardate com'è notte, nessuno nella piscina down, stanno tutti a chillare qui. Walter White, Sgr, stanno flirtando, se posso. Carlo e Totò
amici per sempre. Mi sa che finiranno entrambi nel tubo? No, non finirà nessuno di due nel tubo. Comunque, signori, dopo questa pausetta di Twitch, vi parlo un attimino del cosa ci sarà dopo, perché dopo ho intenzione di rinnovarmi un po' nei format. Intanto tutt'altro con Sedia sta andando molto bene, infatti voglio proseguirlo. Purtroppo è uno di quei contenuti che secondo me farmerà tanto, tanto fra un anno. Dobbiamo finire la prima stagione, quantomeno. Quindi tutt'altro si continua. Prossimi ospiti non ve li posso dire, ma sono due ospiti che trattano il food, quindi non si parlerà di food, ma è molto facile comprendere chi è, anche perché uno ci ho collaborato io, l'altro ci ha collaborato già Sedia nei suoi video. E poi soprattutto dopo Lucca Comics, quindi dopo la pausa, Nova, vaffanculo, scusami, perché io ti voglio molto bene, però basta, tutto sto hype di merda, eccetera, eccetera. Dopo che finisce Lucca Comics e tutto, regà, sta arrivando. Pandora c'è. A novembre si fa. Altro che fanculo Pandora. Pandora si fa, perché lo dico io, Cristo Santo. Pandora inizia, c'è un giorno in cui inizia. Vi facciamo sapere quando inizia, ma si fa, Cristo Dio. Fanculo l'hype, fanculo far aspettare, fanculo la sorpresa, si fa Pandora. Un botto di creator, una figata assurda. Ecco, adesso Leo andrà a snicciarlo a Nova, che si arrabbierà con me e mi butterà fuori da Pandora. Però si fa, Pandora serve. Ok, ricordami quando, così non mi presento, dannato. Nuova paperella. Si prendono con full stream. Ho fatto la stessa cosa identica mercoledì spoilerandolo. Ti voglio bene, Leo. C'è Pandora comunque. Vi faccio sapere tutto. Paperella nuova. No, mi sa che forse questa è una paperella che già abbiamo, eh. Paperella stella. Di che cos'è? Oddio, è di Duck Addiction. Raga, nuova paperella, nuovo nome. È una paperella stella. Chiamarla Stella non sarebbe male. Perché Maurice? Poldo sniccia Leo, glielo vado a dire. Latte come la via. Drago polvere di stella. Posso chiamare distruttore eroe elementare? Come quello di Yu-Gi-Oh! Aspetta, vediamo se ci entra. Distruttore eroe elementale. No, non ci entra. Gorzorg il distruttore. Va bene, si chiamerà Gorzorg il distruttore, perché è una paperella pericolosa. Guarda gli occhi di Gorzorg il distruttore. Non ha proprio gli occhi di... Oddio, però effettivamente ha la carta dei baci Perugino. No, Gorzorg il distruggitore e Nicola si stanno per attaccare a vicenda. Oh, Totò, minchia. Ragazzi, nasce una storia d'amore al chiaro di luna tra il cugino di Leo e Totò. Guarda come danzano nella piscina. È proprio il mago Mirastelle. Va bene. No, ragazzi, qua c'è una storia d'amore bellissima. Qualcuno può fare una storia d'amore su Wattpad generata con ChatGPT e me la manda su Instagram, per favore? Grazie. Così la leggo in live. Anzi, aspetta, la genero direttamente io. Allora, ChatGPT. Ok. Genera una storia d'amore tra due paperelle di gomma chiamate Totò e Carlo, che danzano in una piscina al chiaro di luna. No, ragazzi, è bellissima questa storia. Ah, però è un po' lunga, eh. Magari la abbreviamo. No, in realtà non è lunga. Ok, signori. Silenzio, perché ci vuole un po' di silenzio. La paperella ha fatto Totò. C'era una volta una piscina nascosta in un giardino segreto, illuminata solo da luce argentea della luna. In questa piscina vivevano due paperelle di gomma, chiamate Totò e Carlo. Erano sempre lì, galleggianti tranquillamente, ma quella notte qualcosa di magico stava per accadere. Totò era una paperella gialla con un fiocco rosso intorno al collo. Totò era una paperella normalissima, mentre Carlo era una paperella di gomma con dei cerottini sulla faccia. Vivevano in due estremità opposte della piscina, ma ogni notte guardavano la luna insieme, desiderando di poter ballare in quel mare di luce argentea. Un'incantevole sera d'estate, mentre la luna sorgeva lentamente sopra l'orizzonte, Totò e Carlo sentirono qualcosa di straordinario nell'aria. Erano stati colpiti dalla magia che faceva galleggiare delicatamente verso il centro della piscina.
Mi sono perso, come se fossero attratti da un filo invisibile. Ero vicini come mai prima d'ora, e il loro cuore di gomma iniziò a battere forte. Totò, dove stai andando? E loro, Totò si avvicinò timidamente a Carlo, e Carlo si accorse dei suoi occhi scintillanti. Senza dire una parola, presero le zampe e iniziarono a muoversi in un elegante valzer in acqua. Galleggiavano dolcemente in cerchio, seguendo la musica silenziosa dei loro cuori. La luce della luna riflessa nell'acqua li circondava come un velo incantato, e il mondo esterno scompa. Porco due, Totò, ma stavo facendo la storia! Vabbè, regà, la storia cambia. Bad ending. Riscrivi la storia, ma con un finale brutto. Oh! Ci sono gli alieni! Sono a farsi gli alieni. È un mouse da gaming. È un fottuto mouse da gaming. È questa Opera GX, dai. Dai, fatemi chiamare questa Opera GX e cambiamo il... No, questa si chiamerà Gaming. Tra l'altro è di... questa qua. E quelle speciali. Gaming. Si chiamerà Gaming. Per forza, ragazzi. Vabbè, il finale della storia, scusatemi. La luce della... No, il loro contatto fu rovinoso. Le loro gomme si strapparono e l'acqua rossastra della piscina cominciò a inghiottirli. Carlo guardò Totò con occhi imploranti mentre affondavano nell'oscurità. Non c'era nulla che potesse salvarli a vicenda. La magia che le aveva avvicinati si velò ora come un crudele destino. Nel giro di pochi istanti Totò e Carlo furono sommersi dall'acqua sporca e scomparvero per sempre. La luce della luna continuò a splendere indifferente sopra la piscina, ma l'amore tra le due paperelle si era concluso in una tragedia. I loro corpi strappati giacevano sul fondo della piscina mentre la luna silente spirava. Da guardava indifferente l'orribile fine del loro amore. Ma che cosa orribile! Minchia, ma che finale disastroso! Ma no, ma non pensavo. Ma tipo, non poteva essere Totò. Non provava gli stessi sentimenti e quindi se n'è andato. Anche, no, però Carlo è tornato. Carlo non demorde. Ah, ma è apparsa una nuova paperella. Questa me l'ero persa. E tu chi sei? Ce l'avevamo già lei? Ah no, ok, fatemi vedere come si chiamava originariamente. E ti pare che ovviamente ho chiuso il video. Fatemi vedere come si chiamava. Si chiamava... Non sono andato a controllare, mi sa. Ah, si chiamava Senatore. Era Senatore. Silly Egg totale, ormai totale conoscitore di paperine. Era ovviamente Senatore, porca troia. Voi dovete volete sapere la vera lore di chi era Senatore? Senatore era un pappagallo che io avevo in un server Minecraft moddato con i miei amici. Ed era questa sorta di pappagallino che mi seguiva ovunque e che era parte di una mod di adesso non mi ricordo. E l'avevo chiamato Senatore e ogni tanto me lo facevano scappare. Poi purtroppo quel server moddato, esatto, l'Elix, c'eri anche tu. E poi alla fine niente, Senatore non scomparve con il mondo e non abbiamo più trovato, insomma, fine dei giochi. Intanto grazie di cuore a Leonardo 40 Twitch per il terzo mese, grazie a Kade Chad per il quarto e a Dale Albe per il secondo mese. Ciao belli, bentornati. Prossimo chiamo l'Albano, vai. Perché sta storia non mi è nuova? Non so dove l'hai sentita effettivamente, boh. Sono nate nuove paperelle? No, si aspetta la prossima. Poldo, ma dormi sulla sedia o inquadri il letto? Non so se voglio inquadrare il letto, ragazzi. Credo che dormirò sulla sedia tranquillamente. O metto uno screen mentre dormo a letto. Non lo fare. Non credo voglio inquadrare il letto. Cosa sta succedendo alla radio? Scusatemi. Tra l'altro la radio di sto gioco è bellissima. Oh no, eccolo! Oddio, è di legno? Sai che mi sa che è di legno? È una papera di legno. Come si chiamava?
Mi serve Silly, Silly. Si chiamava Roberto. Perfetto, Roberto. Oh, ma dormi sul letto e togli la webcam. Non ti costringere a dormire sulla sedia. No, ma assolutamente, Silvia, non avrei dormito sulla sedia. Però era una... cioè, facevo lo screen al massimo. Dio che dormivo qua e basta. Ciao, Poto, come va? L'ultimo tatuaggio che hai fatto è strafigo. Ti ringrazio, questo del... il coltello a scatto. L'artista è strabravo. Comunque, grazie di cuore del settimo mese, davvero. Poldo, mandi l'acqua dei Wustel? No. No, assolutamente no. Sai quanto sarebbe figo fare un podcast con sottofondo Plastic Duck? Plastic Placid Duck Simulator. Ci ho messo un sacco a dire sta cosa. Poldo, scusa, col DLC non puoi aprire la cassaforte? Scusa? E mo qual è il codice? 4316, lo dovrò scoprire, non cercate su internet. Sai già il codice? Com'era? 3020? O era 2030? Era 2030. 2030? 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, lo scopriremo. Cambia in ogni game il codice. Non lo dire, ops. Grande errore, no? Adesso vi raideranno la base, no? Comunque, come si fa a scoprire questa cosa? No, devi avere delle papere specifiche e poi chiamarle in un modo preciso. Cosa? Roberto, stile di vita. Roberto è chill. Devi rinominare due papere. Non... cioè, devono apparire due papere precise e io devo rinominarle. Roberto si è portato via tutti i miei figli. Ma Roberto sta tutto chill, guarda. La lore di sto gioco si sta complicando sempre di più. Sì, ma devi tipo controllare i file di gioco, è una rottura. No, davvero, qualcuno può cercarmi un tutorial. Però lo chiedo a ChatGPT. Pa-pa-pa. Come apro la cassaforte in Plastic Placid Duck Simulator? Mi ha consigliato di comprare una guida. Lui è Tiziano Legno. Oh mio Dio, perché adesso voglio chiamarlo Tiziano Legno? Ma ogni papera ha un... questa papera fa il rumore di un mouse. Questa fa quack quack. Questa fa quack quack. Io adoro questo gioco, ragazzi. Sono dannatamente innamorato di questo gioco. Tanto sono gli sviluppatori italiani. Chi è il tatuatore? Si chiama Rural Tattooing. È un tatuatore di Forlimpopoli. Gli sviluppatori di questo gioco sono italiani. Li ho incontrati alla Games Week, però non sapevano che gli avevo fatto il video, che avevo fatto un botto di visua. Dio, ma non tipo non si scioglie se è fatta di lava? Questa è nuova. E infatti mi sa che sta succedendo un casino, eh. Mi sa che sta succedendo un casino. Ma questa ok, già c'è. Come l'avevamo chiamata nel Alberto Mercadini, mi manca. Come l'avevamo chiamata questa? Aurelio? Lavello, Ferruccio. Non farla toccare al fuoco? Che vuol dire non farla toccare al fuoco? Tecnicamente diventerà di ossidiana, tipo. Ci vuole Silly, sta controllando. Allora, ce l'ho qua. Si chiamava Felice. Grazie, Lallifia. Si chiamava Felice, bravissimi. È arrivato anche Silly. Vabbè, ma aprire il codlock è qualcosa di incredibile come easter egg. È difficile, cosa ho scritto.
Già pensato al prossimo tatuaggio? E sì, devo completare il braccio. Probabilmente sarà un dungeon. Ma che cazzo c'è in radio? Non deve scontrarsi col legno. Cioè, Roberto e Felice non devono toccarsi? Non devono toccarsi, ma sta andando contro al... si stanno per toccare, ragazzi. Non si devono toccare. Come faccio a smettere, a non farli toccare, raga? Roberto? Roberto, schivalo. Lo schiva. Dai, Roberto! L'ha schivato! Uffa, io volevo fare gatekeeping su un altro doing. E niente. Ma poi l'avevo già ricondiviso nelle storie, non... Roberto doge all'ultimo. Roberto si è salvato. Mo dobbiamo stare attenti a Roberto perché mi piglia fuoco. Ed è l'ultima cosa che voglio, sul serio. Ma poi sbaglio o ci mettono di più a spawnare le paperelle? Cioè il timer a un certo punto cresce. Cosa succede se si toccano? Fatti i figli, ragazzi. Vuol dire che delle paperelle si sono accoppiate? Scusami, non c'è la free cam, tipo? Per divertimento. Non si può andare in giro a cazzo di cane? Ah, ecco. Ah, queste sono le varie cam, è vero. No, mi sa che non si può andare in giro a cazzo di cane. Ho fatto uno scrim per sbaglio. Mi sono spaventato. No, non si può andare in giro a cazzo di cane. Perché mi ricordavo di sì? Come si fa ad andare in giro a cazzo di cane? Scusa. Camera cinematografo FK. Non lo so, mi sa che non si può andare in giro a cazzo di cane. Li hanno fatto anche l'altra volta, solo che si erano sparsi per tutta la piscina. Non, però non mi ricordo qual è stato l'evento che ha fatto, che ha causato la cosa. Perché hanno fatto tre paperelle? Perché due sono insieme e le altre sono andate via. Ah, sta arrivando una nuova paperella. Non credo che tu possa, vabbè, dai, ci sta. What the hell is this? Ma che stracazzo di minchia di culo è? Ma che cazzo? Lo chiamerò Briastar, questo qua, in onore di un mio mod furry. Io ho un mod furry, ragazzi. Per capire quanto sono inclusivo, se ho un mod furry. Pa 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 pa. Briastar. No, Bria, senza la R. Bria, Briastar. Perfetto. O è Briar. Stavi dormendo per successo e l'episodio è puntato da un'altra parte. È sempre rimasto un mistero su come è successo. Madonna, messicano, ma tu sai tutta la lore, pazzesco. È Briar Star, allora, giusto. Tra l'altro Briar Star fa miau quando ci vai sopra. Anche Erva è un furry. Solo che Erva... No, mi sa che forse Briar è più furry di Erva. Oddio, però fa i versi dei micini. Sapete che un video che devo fare parla di gatti? Voi dite, minchia, vabbè, vuol dire tutto ma vuol dire niente. A parte che oggi ho messo, parliamo di nuovi video su YouTube. Oggi ho messo in premiere questo video. Se non siete ancora andati a mettere la notifica, andate a vederlo. Sarà un video in cui parlo del concetto di soglia dell'attenzione, di come a causa dei contenuti short form content si stia piano piano abbassando. Ora il titolo, come TikTok sta distruggendo la tua attenzione, è ovviamente non clickbait, ma un'esagerazione che prende di mira TikTok, perché è la cosa che più facilmente riconosci, e perché punta dritto al concetto. Però fidatevi, il contenuto è molto più strutturato, non è un haha TikTok bad. Ho fatto tante ricerche per questo video e ho concretizzato un mio pensiero. Quindi quando uscirà poi voglio sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate? Ho fatto la stessa spiegazione sedia. No, e me l'ha scritto forse anche nei commenti questa cosa. È molto diverso dal video di sedia, tanto che io il video di sedia l'ho anche nominato. È molto diverso il mio video, molto 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 diverso. Poi capirai perché. Poi, next video che uscirà, signori, siccome
mi sono emozionato un botto a fare il video dei Web Show Awards. Ho detto, perché non fare un altro video di 23 minuti? Perché non fare un altro video sulla falsa riga di quello dei Web Show Awards? Prendendo quello dei Web Show Awards è stato un grande azzardo, ragazzi, perché i Web Show Awards non li conosceva nessuno praticamente, se non i diretti interessati. Secondo solo lunghissimi su YouTube la mia rete. Vabbè. Solo i diretti interessati, quindi era un po' un azzardo riuscire a farlo scoprire a tutti, e comunque è andato benissimo. Quindi ho detto, perché non fare un video del genere, però con una cosa che interessa a tutti. Il nuovo video che uscirà a novembre, e quindi altri 3 mesi di editing. No, no, già ho finito il pre-editing, per farti capire. Devo solo mettergli tutti gli effettini. Che stavo dicendo? Ah, di che cosa tratta? Tratterà di un tema secondo me che a molti piacerà. Sono tentato di spoilerarvelo ora perché siete solo in 400, tanto tutti gli altri se lo dimenticheranno. Lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Quante sub siamo? Non lo posso vedere. Sub goal. Siamo a? Allora, io credo si sia buggato il counter di Twitch, perché io non ho 3571 sub. Ah no, vaffanculo, profile pic di Walter White per 3 giorni e 3, madonna, sono scemo, vaffanculo, vaffanculo, magari. Ho detto, minchia, mi hanno regalato le sub, no, è per 3 giorni. Ho 571 sub, mannaggia, niente, non siamo a 600, non ve lo spoilero. Scherzo, ve lo spoilero. Sarà un video di 23 minuti in cui mi sono messo ad analizzare, grazie anche a Frigot che prima ho ringraziato in chat, un mondo molto figo, un mondo molto figo che riguarda YouTube Italia. Riguarda YouTube Italia perché su YouTube Italia c'è una cosa che si fa, e adesso diamo il nome a sta paperella, ma mi sa che già un nome ce l'aveva. C'è una cosa che si fa su YouTube Italia. Cosa si fa? Facciamo a quiz, così arrivate alla risposta. C'è una barca, letteralmente una ferry. Madonna, che capolavoro sto gioco. Quello è Aurelio? Perfetto. Proviamo a farla a quiz, così capite lo spoiler del prossimo video. Madonna, che figata la ferry. Spero abbia qualche motivo di essere là. Aurelio. Dicevo, facciamo la quiz. E che cos'è quella cosa che fa uno youtuber italiano quando è veramente on point, veramente famoso. Aurelio. Dai, dai, su. Sesso, no. Un libro. Mi piace. Canzoni, mi piace. Quitta il gaming, le parodie, face reveal. Passa per i podcast. Ok. Contenuto del BB Mac, reaction, vecchi video. Un video per non fallire, un libro, fai soldi, gli incontri, Twitch live. Allora, molti l'hanno scritto in realtà. Quando un creator va molto bene, gli fanno fare conversione. Che cos'è conversione? Che cosa vuol dire? Quando hai un pubblico su YouTube, ergo, fai un video che come me fa 200.000 visualizzazioni, per esempio. Queste 200.000 visualizzazioni cosa sono? Uno stop live, mi hai preso in pieno. Queste 200.000 visualizzazioni cosa sono? Sono 200.000 persone che guardano il video. Una conversione è quante persone riesci a far sì che acquistino qualcosa e quindi ti diano soldi diretti. Ad esempio, apro uno shop magliette, vendo 3.000 magliette mettendo in quel video, ehi, hey, c'è aperto lo store delle magliette, vuol dire che su 200.000 visual io ho fatto 3.000 conversioni. Ok? La tua conversione come va? In realtà va molto bene quando c'è da comprare qualcosa, quando c'è, ad esempio, faccio uno sponsor, la conversione di persone che comprano effettivamente il prodotto, poi c'è, infatti, gli sponsor con me sono molto felici. Ora, oltre al merch, molti creator italiani hanno fatto altri step. Ad esempio, le figurine in edicola, lo zaino in edicola. Il libro, la conversione per loro è quante persone riescono a trasferire a comprare questi prodotti. Ma il video non parlerà di merchandising, vi voglio solo portare a un ragionamento. Il video parlerà di tutte le volte in cui, sfruttando questo tipo di conversioni,
degli youtuber italiani hanno fatto sì che i loro spettatori andassero al cinema a pagare un biglietto per vedere il loro film. Il prossimo video parlerà... No, la pubblicità... Vabbè, lo ripeto. Il prossimo video parlerà del fallimentare mondo dei film degli youtuber italiani. Ho passato un mese intero a spendere soldi in siti di noleggio, in DVD e altre stronzate simili, a guardare film su film, a fare ricerche su ricerche di ogni maledetto singolo film uscito dalla mente di youtuber italiani. E avrete un video di 23 minuti in cui parlerò di questo, di questa cosa. Sarà molto figo. E non vedo l'ora di farvelo vedere. Mamma mia, Game Therapy è bellissimo, non azzardarti. Game Therapy occupa la maggior parte del video, occupa tipo 6 minuti di video, per farti capire. Poi il resto lo vedrete. Comunque, per chi ha ancora la pubblicità, aspetto un attimo e poi lo ripeto. Ditemi quando vi finisce la pubblicità. Ripeti per favore, dicevo. Il video parlerà di tutte le volte in cui degli youtuber italiani hanno fatto un film. Sarà un video proprio sul fallimentare mondo degli youtuber italiani. Già dal titolo potete capire che la mia ricerca mi ha portato alla conclusione che sono stati solo fallimenti, a parte un solo caso che analizzerò bene nel video, ma mai dei veri e grossi successi. Comunque nel video ne parleremo a dovere, insomma. Nuova paperella. È il tema dello squalo. Vabbè, questo è Blow High. Per forza. Ho detto per forza. Sono un fan di Dario Moch. Per forza. No, non si vede. Vabbè, è Blow High. Perfetto. Blow High, signori. Oh mio Dio, è bellissima. Sta con la pinna sott'acqua. Sta con la pinna sott'acqua e fa tan 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 tan. Mi ha messo il buon umore questa paperella. Ogni tanto riemerge. È, credo al momento, una delle più fighe. Comunque io mi immagino loro su Discord che fanno la call di lavoro per fare brainstorming. E si mettono tipo a dire: ok, facciamo questo, facciamo questo. Li fai backflip. Poi, ma lo sei accendato TikTok col prossimo video? No, hai frainteso. Il prossimo video parlerà di TikTok. Quello ancora dopo parlerà dei film degli youtuber. Hai unito due video insieme. Lavoro... Se vedete lo short che ho pubblicato in cui vi spiego come lavoro, l'ho pubblicato un paio di giorni fa, e ho spiegato proprio che con i miei video non è mai... Per due settimane lavoro a un video... Due settimane dopo lavora un altro. Io lavoro tipo a tre video contemporaneamente ogni mese e poi do priorità a uno rispetto che a un altro. Quindi lavoro sempre per tanti video insieme. E c'ho un video che devo fare che parla di gatti, che è un video totalmente stupido. Secondo me sarà come quello del biscotto, cioè una linea così, però non mi tato nulla, spero. Che mi è venuto in mente guardando Monster University. Ho guardato Monster University, ho visto una particolare scena e ho detto: ma perché? E quindi credo farò un intero video su questo ma perché. Però sarà sempre un video molto forse anche come quello di Blow High, come video. E adesso dirò una cosa azzardatissima, ragazzi. Felice, tutto bene? Tutto a posto, bro? Ok, sembra di sì. E dicevo, adesso dirò un parere molto azzardato. Monster University a me è piaciuto, non dico di più di Monster & Co, però è un film della Madonna. Ok, non dico di più di Monster & Co perché magari è davvero una bestemmia, però è molto sottovalutato secondo me come film. Io non l'avevo mai visto, me l'ha fatto vedere Alice perché lei l'ha visto al cinema quando è uscita. Oh mio Dio, Briar Star, stai zitto. Io l'ho visto al cinema quando è uscito e Alice l'ha visto al cinema quando è uscito, io non l'avevo mai visto. L'ho visto, è un film che ha delle colonne sonore molto belle,
ha degli shot fighissimi con un'animazione incredibile, come hanno messo il pelo, è fighissimo. Poi è confermata la serata al Drunken Public a Macerata, sì, a Macerata tra virgolette, là in zona. Comunque sì, è confermata, se ci vediamo là, bro, fammi sapere che sei tu. E grazie anche a Fran J per il secondo mese. Dicevo, ha degli shot molto belli, della grafica fighissima, e voglio dire, ok, è uscito 10 anni dopo Monster & Co, però comunque... è cresciuto il fiorellino! È alla faccina! Sono dannatamente innamorato di questa cosa, è bellissimo. È meraviglioso. Complimenti Biopera GX. Dicevo, ha degli shot della Madonna, è veramente bello. E pure la trama, forse è l'unica cosa che non ho apprezzato tra tutto, è il fatto che Mike volesse diventare uno spaventatore. Forse io avrei voluto vedere un Mike che sin da subito non si interessava di spaventare i bambini, non gli fregava assolutamente nulla, anzi era tipo il buono tra tutti i mostri e voleva diventare tipo, che ne so, un tecnico della Monster & Co. Infatti poi è diventato tipo l'assistente di Sullivan e... non lo so, questa è l'unica cosa che avrei apprezzato. Ma il Mike spaventatore, secondo me, dà il al di là, dà il là alla narrazione. Non ho papera rossa. Nuova questa? Ah no, questa è vecchia. Come si chiamava? Grondo, minchia, che nome della Madonna. Grondo, bel nome. Chiama 151G per questo lavoro. Vabbè. Sarebbe abbastanza monotono se ci pensi. Questo è vero, perché comunque ti danno una bella storia costruita intorno. Ma infatti, come ho detto, funziona. Forse l'avrei voluto vedere in quel modo, però non avrebbe funzionato. Alla fine, scritto così com'è, secondo me funziona tantissimo. Monster & Co. si rende conto che come spaventatori non ha attributi fisici e neanche il carattere. In che senso? MC. Penso intendi Mike Wazowski, penso. Ma di nuovo, un'altra paperella alieni! No, ragazzi! Ma che cos'è questa cosa? Ha una maledetta scheda video Nvidia 9090 Ti. Ha una cazzo di 9090 Ti. Ma questo è gaming, altro che il mouse da gaming. È un fottutissimo PC da gaming. È bellissima. E fa il rumore di un microonde, però. Come la chiamiamo? Paper RTX PC Specialist RGP. No, c'era già l'altra volta questa. No, no, non c'era. Questa è una delle speciali, bro, guarda. Vedi? È una delle speciali. Come la chiamiamo? Fatemi andare da lei intanto. Dove cazzo sta? Indian Erva. Oh, però quanti sponsorizza? No, però glielo posso chiedere. Error 404 è molto bello. 9090 Ti mi piace. Papering Pro Gamer Giacomino, no, deve essere un nome da gaming. Cyberduck Alt F Quack. Chiamalo come il modello del tuo computer. Ma non ha un modello il mio computer. Il mio computer si chiama Piccione. Scritto così. Ve lo faccio vedere. Si scrive così il nome dentro il mio PC. Piccione. Lo so, è una cosa stupidissima. È una cosa da bambino delle medie. Però l'ho sempre chiamato così il mio PC. Ormai è rimasta questa cosa che chiamo il mio PC Piccione. Va bene, lo lasceremo Piccione. Perché effettivamente ci sta, essendo una papera. Non è proprio un piccione, però ci sta. PC One sarebbe Piccione. Oddio, Piccione da un uccello. Sì, effettivamente ha molto senso. Va bene. Petizione cambio nome ora. Piccione va bene, dai, mi piace. Però PC1, letto come Piccione, mi piace da morire. Io avevo un professore delle superiori che si firmava P4-P8 perché si chiamava Papotto. E quindi era P4 come A-P8. Papotto. Non lo so perché questa cosa ve l'ho voluta raccontare, perché era abbastanza strana. Who let the dogs out? Oh.
Oh, 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 let the dogs out. Oh, 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 let the dogs. Non so perché sto cantando Who let the dogs out. Non spawnano nuove paperelle? All my fellas. Aggiungi una R al posto. In che senso? Piccione. Oh mio dio. Riccione. La località. Comunque, che cosa pericolosa, l'Elix. Sta per spawnare una nuova paperella. Punto, che ne pensi della pizza con l'ananas? Per un po' di tempo mi era piaciuta, l'ho assaggiata varie volte, solo che l'ultima volta che l'ho assaggiata mi ha fatto un'acidità allucinante e non la voglio più prendere. Sarà l'unione ananas-prosciutto che mi ha fatto acidità, però boh. Ciao Poldone, sono il ragazzo che ha spammato il tuo video a Dexter Tesiama. Oh, grazie di cuore, bello mio. Meglio viste le patatine? Sicuramente. L'altra volta me ne sono una presa stesa. Cosa ho detto? Me ne sono presa una stesa incredibile. Io c'avevo un prof mio alle superiori che ti entrava in classe e ti spegneva la luce e poi urlava: state uccidendo gli orsi polari. Cosa heist? Perdonami, non ho capito. Davvero, what? All my fellas. Il grana sulla pizza è top tier. Tearless Raptor. Tanto abbiamo spento la radio. Si può spegnere? Forse l'ho spenta io. Chiamo una papera a Travis Scott. Ci penso. Che è successo? All my fellas. Scusa? Che vuol dire tolgono i Prime da Twitch? Mi è arrivata una mail strana, vabbè, dopo la leggo bene. Magari è arrivato il momento in cui tolgono il Prime da Twitch. Ragazzi, voi siete... Guarda, si muovono in branchi. Guarda, grondo, si muovono in branchi. Guarda le nuvole che appaiono, che figata. All my fellas, sta per arrivare la notte. L'ambasciata, chissà dove vanno queste paperelle. Secondo me io molti di questi eventi me li perdo perché non guardo il mare. All my fellas. È troppo bella quella canzone. Roberto, che rumore fa questo? Felice fa questo. Quando arriva Marottoli, boh, chi lo sa, è già in chat in realtà. Comunque, dicevo, voi siete consapevoli che se tolgono il Prime da Twitch, Twitch muore? O è solo una mia impressione? Bro, mi è stata una papera? Oddio, è vero. È una papera fatta di spugna. Come la chiamiamo, raga? Tolgono gli scambi su Rocket League, davvero? Questa è nuova, non c'era nel... Mi sa che del DLC, non me la ricordo. Infatti, Duck Please. SpongeBob. Bob, la chiamerò solo Bob piuttosto, perché SpongeBob è un brandizzato, eh. Bob va bene, presa da SpongeBob. Bob Esponia. Who lives in a pineapple under the sea? Consapevolissimo, ti ci vuoi praticamente sul Prime. Già. Top 3 gameplay ever, madonna raga. Ogni volta che clicco il gatto me lo ricordo. Vorrei farmi la cena intanto, o è una brutta idea? Tanto oggi, oltre alla febbre, ho avuto un brutto mal di pancia perché... Mi sono mangiato degli arrosticini e voi adesso vi dirò una cosa per cui mi insultate. Mi sono fatto degli arrosticini in casa, li ho comprati al supermercato, me ne sono fatti metà 2 settimane fa, ho congelato gli arrosticini e li ho fatti oggi. Non so perché mi è venuto un mal di pancia allucinante. E ovviamente voi dite, gli arrosticini si fanno alla griglia, non in padella, si fa con questo tipo di carne, eccetera, eccetera. Facevano cagare e infatti mi hanno fatto stare a mal di pancia. Grazie al cazzo si sono ossidati. Che vuol dire si sono ossidati?
Felicità? Mi hai spammato il testo di felicità. Le hai congelati due volte? No, le ho congelati una sola volta. Ne ho mangiati metà e il resto li ho congelati. Poi li ho scongelati prima di cuocerli. Certo, li ho scongelati prima di cuocerli. Poi li ho cotti e quando li ho mangiati mi è venuto mal di pancia. Povero bambino con il mal di pancino. Amen. Non si può sempre vincere nella vita. In realtà penso che stasera non mangerò molto. O mi faccio un mio shake proteico o mi faccio una cotoletta vegetale. Sono cagato addosso, che è successo? Toto si è buttato dallo scivolo. Come sta Blue High? Roberto scappa da Felice in modo allucinante. No, Poldo, mangi vegano? Io mangio in realtà a metà, perché molta roba la mangio con la carne, però ci sono dei cibi vegani che ho provato così per sfizio di provare come stanno, cioè come sono, e molti li preferisco a quelli con la carne, tipo le cotolette con la carne mi piacciono, ma preferisco quelle di soia. Preferisco il gusto di soia. Shake proteico, sei dopato? No, è che ho un tipo una cena che è tipo il latte con tipo un po' di proteine, una roba per sostituire un pasto in realtà. E non lo prendo né per allenamento né per altro, è solo perché a volte non ho sbatti di cucinarmi e mi basta. Stai ad ipocalorica? No. Ma sai che se Roberto prende il tubo va in faccia? Va in faccia a velocità? Cioè? Ah, perché è pesante tecnicamente? No, non riesco a dire quella parola, Wolfie. Ciao, Thomas. Nuova paperella? Che paperella è? Oddio, eccolo. Sta passando un aereo. Vaffanculo, è il PC da gaming che fa sto bordello. Pensavo ci fosse un aereo. Questo è Speedy Pollo, ragazzi. Questo è Speedy Pollo tutta la vita. Da dove viene? Ah no, ma già l'avevamo chiamato. Come l'abbiamo chiamato? Bella Diana. Si chiama Bella Diana questa papera. Madonna santa, perché l'abbiamo chiamata così? Chi è che mi ha consentito a chiamarla così quando l'abbiamo trovata? Sbaglio, era scomparsa l'acqua della piscina, regà? Ci sarà uno Speedy Pollo prima o poi, vi giuro che ci sarà. Guarda come finisce nello scivolo. No, non sono Playboy Carti, bro, però grazie per essere ti preoccupato. Si era annullata la texture? Sì, per un momento non si sa se era annullata la texture. Stanotte ho sognato una persona che si autoproclama la tua nemesi. Eh? Come sta Fabrizio? Fabrizio non è ancora spawnato, mi sa, se era una papera. Madonna, ho le ossa a pezzi. Porca troia, io non so come faccio a cantare domani. Tra l'altro a Lucca Comics dovrò fare una canzone sul palco, ma mi hanno avvisato tipo oggi. È stato tipo, vuoi farlo? Ok. Canzone cioè? Mi ha scritto stamattina Saidonia che vuole fare a Lucca Comics una canzone con me chiamata... Oddio, ce l'ho qua, giuro che ce l'ho. The Rumbling dei S.A.M. L'ho ascoltata ed è molto metalcore. Ma sti cazzi. Ah, è di Attack on Titan? Sigla Attack on Titan. Ah, fuck, non ne avevo idea. Io ho visto Attack on Titan. Quali giorni la canti? Non ne ho la più pallida idea. È la sigla di Attack on Titan dell'ultima stagione. Ok, l'ho visto di recente perché non me la ricordo. Non è Sasagi o Sasagi?
Cringe ottimo momento, ci sta. Chi ha visto il manga di Attack on Titan? Non si dovrebbe dire letto, tipo qualcosa di simile. Comunque, non me la ricordo. Forse perché skippavo sempre le canzoni. Poldo, sono Kanye West, però sono una femmina. E ciao Kanye West, però sei una femmina. Canterei mai live? Mi piacciono i furri. No. Colpa mia, te le ho fatte skippare. Ma mi pare che addirittura me l'avevano detto che era dell'attacco ai giganti, non mi ricordo. Ma, cioè, sigle anime... Io non skippavo mai la sigla di Friends. Mi piaceva vedere sempre le scene... Le scene di... Poldo, riguardo Lucca Comics, sai per caso se per entrare a salutarti servirà il biglietto? Sai che non lo so, io ho il meet and greet ogni giorno per 4 ore allo stand di Arcadia. Ah, tra l'altro, a proposito che la prossima live sarà post Lucca, non è vero. Ci ho pensato adesso perché io farò una sola live mentre sarò a Lucca. E quella sola live secondo me sarà la, mi darà la forza per tornare in live. Farò una sola live a Lucca Comics insieme a Dlarz, dove giocheremo in coppa a Madagascar Kart. L'ho prenotata oggi la live. Quindi a Lucca farò una live e poi riscomparirò fino a quando non farò il mega comebackone su Twitch. Ci tenevo a farla questa live, quindi ho detto dai, dai, chiamiamo Dlarz e facciamo Madagascar Kart in coppa. Sotto Martino! Che poi sotto Martino... Oddio, sai che forse non è sotto Martino, ma è... questa è una città ai Beatles? No, è sotto Martino. Perfetto. Sotto Martino è una città ai Beatles, perché è letteralmente Yellow Submarine. Perché non ci ho fatto caso a questa cosa? E ora fra un po' gli si attiva l'elica. Credo. Addio, Poldo, è stato bello, ho deciso di non seguirti più. No... Mi dispiace, ma è il tuo primo messaggio. Quanto ci hai messo a odiarmi? Poi ti piacciono i Beatles o band di quell'epoca? Sì, molti pezzi dei Beatles li ascolto a volte ancora tutt'oggi. Li ho ascoltati molto quando andavo alle superiori. Poldo Gate, che intendi per Poldo Gate? Poldo, io non sono mai stato un Romix. Per caso puoi spiegarmi come funziona questa fiera? Perché il Romix in particolare? Guarda sotto Martino come va spedito. È un bro. C'è un po' di sporcizia sott'acqua, mi sembra. Non è molto limpida l'acqua per essere... No, sotto Martino si è cappottato. Addio, Poldo, ho deciso di non seguirti per il prossimo mese. No, ma tu sei uno storico, non puoi dirmi queste cose. Poi mi offendo davvero. Dove si trova lo stand di Arcadia? Stand di Arcadia si trova vicino Piazza San Francesco, se non sbaglio. Se non in Piazza San Francesco. Tra l'altro ci saranno i meet and greet anche di altri creator, tipo Yotobi e altro. Buonasera. Poldo, la papera da gaming, papera GX. No, ma in realtà penso vada bene. Wow, Sotto Martino entra nel tunnel? Damn, Sotto Martino is gonna be wild. È bravo Sotto Martino. Basta che stai attento e non mi finisci fuori. Fino a che ora la live? Penso starò fino alle 10:30. Mi consideri uno storico? Beh sì, il tuo nome me lo ricordo. Oh regà, quando mi beccate alle fiere, Lucca Comics, Games Week che sia, ditemi se avete la sub su Twitch e il vostro nome, che io vi sono eternamente grato per la sub. Non sono mai stato ad una fiera, ci sta. Come funziona incontrarti? Ho 2 ore di meet and greet al giorno, vi presentate allo stand di Arcadia durante le mie ore di meet and greet che vi comunicherò su Instagram e là potete incontrarci. Potete incontrarmi, porca miseria. Io ho un'ansia costante che Felice vada contro la papera di legno. Stanno vicini, tra l'altro, in questo momento. Potrebbe essere... Oh cazzo. Oh cazzo. Proprio nel momento in cui ho detto che non succede... Ok, ok, mi sono cacato. Per un momento ho detto si stanno toccando, invece no. L'ha toccata sotto Martino, però. Madonna, ragazzi, state attenti. Madonna, ma sono perennemente in rischio contatto. Gaming! Scusate, ho dovuto urlare gaming. Spero di riuscire a incontrarti. Dai, e se no, ragazzi, la Games Week. La Games Week sarò sempre allo stand di Arcadia. E... ci sarò tutti i giorni. E farò l'attività di apertura della Games Week. Sarà un'attività dove giocheremo tipo 2 persone con i capelli lunghi
contro due persone pelate. Sarà stupidissima come cosa, ma l'ha proposta ieri Karim, no, l'altro ieri, non mi ricordo, è stata bellissima come idea. Poi vi do più notizie quando si farà. Però sì, quest'anno tra Lucca Comics e Games Week ci divertiamo. Poi ho litigato con i miei amici, ora non ne ho più, sono l'unico a farmi compagnia, grazie. Litigare con gli amici è una merda, perché molto spesso quando litighi con un amico annulli tutto quello di bello che magari quella persona ha fatto per te o in generale che come gruppo di amici hai avuto e tendi a ricordare solo le cose brutte e spiacevoli che hanno fatto sì che magari il rapporto finisse. E quindi niente, tieni sempre in mente queste cose anche se gli altri non lo terranno magari in mente. Dov'è la Games Week? A Milano. Ragazzi, andate sull'lista del Lucca Comics, dovrebbero mettere la mappa se già non l'hanno messa. Se non sbaglio, quest'anno c'è pure l'app di Lucca Comics che funziona offline. Deve ancora essere pubblicata, se non sbaglio, se già non è stata pubblicata. Che vi permette di vedere tutti gli stand, gli orari di meet and greet e altro. Quali altri credo ci saranno a Lucca? Sai che non so proprio. Mi sa gli Einhub ci sono, Leo, Dlarz, Fierik. Basta, non so gli altri, però ce ne sono un sacco. Proprio degli Oine, se non sbaglio. Tanto gli Oine sono sempre stata una di quelle band che ho seguito da morire perché mi facevano impazzire, vedevo come tipo la band, sai, quella là, inarrivabile. Poi ho conosciuto il cantante e adesso è un mio amico con cui parlo tipo un bordello ed è uno shit poster impossibile da capire il cantante gli Oine, è veramente complesso da capire. Nuova papera, papera smerdata. Papera smerdata e ce l'avevamo già, la papera smerdata o è nuova? No, papera smerdata ce l'avevamo. Claudio, perfetto. Bella Claudietto, è perché è buio che non si vede bene. Ma quindi affonda, mo? Claudio, tutto a posto? Ha un ciuffo lucente il cantante di Irene, ma sa urlare molto bene. Sì. No, come dicevo, è uno shit poster assurdo. Tipo, è uno che ascolta i Club Dogo e basta. È uno che reposta tutte le partite della Juve e del Napoli. È una brava persona. Claudio è un bravo ragazzo, anche se è un po' smerdato, ma credo sia la luce del giorno. Band death metal underground consigliata. Mulder. Sono scozzesi, se non sbaglio. Poldo, io da un mese sono sempre triste. Come mai? Come funziona questo gioco con le paperelle? Paperelle spawnano. Aspetti che spawnano, gli dai un nome. Poddome, video dei painkiller quest'anno. Io ho preferito partecipare, ma non farne uno nel mio canale. Ne abbiamo caricati un paio, però su YouTube ho partecipato. Modde vanno in turco i fulci in America in questo periodo. Sì, me li avevo consigliati proprio Dome dei Fulci perché ci avevano suonato insieme in Scozia. Gli avevo beccato la maglietta, non mi ricordo dove. Me li ha consigliati, ascoltati, sono molto fighi su quella wave tirata nuova di New Wave of Old School Death Metal. Ci sarò alla GV, preparati un bel regalo, bro. No, sono contentissimo. Tanto ormai vengo tutte con le buste, così posso portarmi a casa tutto. In realtà è una paperella a muschio, ma gli deve crescere fra 5 paperelle, se non sbaglio. Oh mio Dio, una paperella a muschio. Tu coso sei un esperto di questo gioco? No, questo è Roberto, Claudio. Allora, quante paperelle mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Mi mancano 105 paperelle. Come cazzo faccio a fare 105 paperelle? Sono le 21:57. Quanto
quanto tempo ci si mette a fare tutte le paperelle? Otto ore più extra 13 ore. Che vuol dire completionist? Completionist 17 ore. No, non mi lascerò con Alice per mettermi con te, mi dispiace. Fino a che ora starai live, Poldo? Ma penso un'altra mezz'oretta, mi sto divertendo a chiacchierare. Contando che il tempo aumenta andando più avanti, più o meno 16 ore. Oh mio Dio. Perché praticamente le ragazze prima di conoscermi mi giudicano sempre non amici e quindi mi sento solo. Perché ti giudicano? Ci sarà un motivo preciso. Io ho un professore che tiene per un'ora una tesi sul fatto che le piramidi sono state costruite dagli alieni, oppure che i greci erano dei pecorari che un giorno si sono svegliati e sono arrivati gli alieni che gli hanno spiegato tutto per poi venire resettati la Men in Black. Minchia, il tuo professore dove ha studiato? Università di Facebook? Oggi ho ufficialmente finito di vedere tutti i tuoi video su Poldo Uncut. Veramente? Li hai visti tutti? Cazzo, fuck, ti ringrazio. Sapete che io inizialmente non credevo nel canale Uncut, dicevo, ma non ha senso ricaricare live di un'ora e mezza, cioè è inutile, mi faranno 200 visual. Ragazzi, ho scoperto che molta gente le guarda ed è... sta... c'è la nebbia. Molta gente le guarda, molta gente le apprezza, le usa per dormire, le usa per studiare, quindi Poldo Uncut totally worth. Ah, sta piovendo, ecco cosa succede. Ecco cosa succede. Ci posso tutto il giorno a guardare le live ricaricate. Fuck! Dai, sono contento allora. Io spendo le sere a guardare la Poldo TV. Non mi prendo senza Uncut. Dai, cazzo, che figo, sono contento. Ci faccio un greco con Uncut. Ti giuro, ci sto attaccata perché la sera non posso mai rimanere live, perciò Uncut è bellissimo. Poldo Uncut la mia compagnia mentre ripeto. Ma che figo, raga, dai, sono contento. E pensare che per me era una roba inutile. Attento a Felice, dove sta? Roberto e Felice stanno sempre vicini, però è un po' pericoloso. Poldo, degli artisti che inaspettatamente ascolti, cioè degli artisti che voi dite no, ma come tu che sei il metal all'ennesima potenza ascolti? Fammi guardare, di recente ci sono. C'è un botto di roba screamo, tipo gli Arms in My Cocoon. Un po' di roba rap, tipo i Suicide Boys. Fabri Fibra e queste robe. Old school rap tipo gli M.O.P. e altra roba. Biggie, DMX, eccetera, eccetera. E un po' di reggae tipo Freddie MacGregor. Questi forse i più inaspettati, tra virgolette. Perché l'ultima live mi prendo una bella pausetta. Potrebbe durare anche un mese. Poi, ma saremmo tipo ammasso di gente, potremmo andare a parlare. Scusa, non mi hai fatto una cosa del genere. Allora, io sono molto contrario a fiere come purtroppo succedeva a Romix, in cui ci sono le mega transenne, tu ti li metti là e chi arriva arriva e ti fai le foto e con le mani trapassi, no? Con Arcadia, fortunatamente mi sono sempre trovato bene perché loro come li organizzano i meet and greet, fanno una fila in cui la gente va. In questa fila a turno, a uno, mi potete beccare e ci si parla, si chiama meet and greet proprio perché si parla, si chiacchiera, potete dirmi quello che volete, nei limiti ovviamente del non mettermi a disagio, per favore. Un'altra nuova paperella da gaming, nuova paperella da gaming, quindi per questo è una cosa buona. Nuova paperella da gaming. Republic of Gamers. Ma è lui il gamer vero? Come si chiama questa raga? Favij. Per me questa è Favij. Parisi Andrea. No, raga, è Favij, raga. Cioè, è Favij, niente da fare. Questa è Favij. Niente da dire. Lui è il gaming per eccellenza. Bella Favij. Dovrebbe essere spawnata un'altra paperella, tra l'altro. Che non vedo. Eccola. Ma questa è nuova?
No, era vecchia. Come l'avevamo chiamata questa? Kim. Perché l'avevamo chiamata Kim? Conosci gli Island Vibrator, fantasy se ti piace reggae? No, non li conosco. Non so perché Kim è LGBTQ+. Kim Kardashian, ma non credo fosse per quello, eh. Io ci guardo sempre la mia live delle paperelle per studiare a disegnare. Che figo, dai. Comunque mi aspettavo tutto tranne che ascoltassi Scrams. E in realtà lo Scrams l'ho sempre tenuto nelle cuffie per un po' di tempo. Poi ho iniziato a frequentare qui in Emilia Romagna e Lombardia, tra l'altro un botto di concerti. Ho conosciuto molta gente involved nella scena Scrams italiana. Quindi alla fine sono arrivato a... E sono arrivato a ad ascoltarne un botto. Poi un mio prof ha toccato il seno ad una ragazza senza il suo consenso e ha detto alla mia amica di togliere il velo. Io ti consiglio di dire a queste ragazze di, uno, parlare subito con i genitori, dopodiché parlare con la polizia, perché è una cosa che non è che non si fa, ma va proprio contro la legge. Quindi denuncia letteralmente il prof, è l'unico consiglio utile in questo momento. Praticamente mi dicono che sono grasso, quindi il tuo giudizio è per un aspetto fisico. Ho capito. Valuta il fatto che le persone che ti circondano adesso non sono le persone che ti circonderanno per tutta la vita, bro. Io sono andato a vedere Konoha quando hanno suonato a Vignola. Tra l'altro a Vignola ci abita... Chi ci abita a Vignola? Ah, ci abita Marco De Grumo. Becchiamo domani. Wow, damn! Nella live hai detto paperella LGBT. Ovviamente paperella LGBT si chiama Kim, per forza. E sei andata avanti. Madonna, sono un bro. Sono un generalista. Che palle. Che carine queste talks, comunque. Grazie, Paul. Non le facciamo mai, quindi. Ma con i Grumo quando suonano? Domani sera, con noi. Domani sera suoniamo noi, Grumo, Confine e un sacco di band fighissime. Guarda sotto Martino come si dirige in giro per la... per la mappa. Bravo sotto Martino. Tu abiti in via Dante Alighieri 21 AS Ancona? No. Contrario agli abbracci? No. Hai notato le tre paperelle sotto lo scivolo? Ah, queste tre? Sì, sì, le abbiamo notate prima. Non so come sono spawnate, onestamente. Credo siano figli di qualcuno, ma non abbiamo visto di chi. Posso andare? Vai al One Scene Fest. One Scene molto bello, ci volevo andare perché sono un botto di miei amici. Poi ci stanno andando sia Lealas che Will, miei amiconi, più altri. Sarà una situa figa, qualcuno penso si farà molto male domani, sia a Padova che a Bologna. Hai mangiato? No. Ho perso la maglietta del live Twitch. No, davvero, no. Comunque non credo la ristamperemo. Cosa ne pensi della stagione NBA 1998? Non molto, in realtà. Cos'era questo suono? Ho sentito un suono strano. Ma la cassaforte, quindi cosa devo fare? Oddio, che siano gli speciali? Devi sbloccare delle paperelle, ok, lo scopriremo domani mattina, suppongo. Farete bene, andate in Abruzzo. Oddio, stiamo venendo mo' a Macerata, che mi sa che nelle Marche, che non c'entra nulla con l'Abruzzo. Questa paperella è bellissima. The winter is coming. Ah! Questa è nuova. È nuovissima, nuova di zecca, raga. Questa è del tipo ghiaccio, che cazzo è? Tipo la paperella... la paperella Diamonds. Ma cos'è che sento che fa sto casino? Ma vaffanculo, è sotto Martino. Come la chiamiamo? È fatta di ghiaccio. Rosmarino. Bello. Matt. Prisma qua. Ice Cube. Ti voglio bene. Il materiale è il prismarino. Lo chiamerò Ice Cube come rapper, bro. Niente da fare. Bella Ice Cube. Yo, what the fuck is going on?
No, ma come fai a illuminare quelle che spawnano mentre dormi? Purtroppo non potrò. Lo farò quando mi sveglio. Lascerò questa visuale mentre dormo? O questa? Questa sembra la visuale migliore. Come avevo fatto a mettermi qua l'ultima volta? Avevo fatto così, tipo. Cambia da sola la visuale. Ah, è vero. Mai ascoltato il diretto marchigiano? No. Allora, fammi vedere. Devo fare impostazioni. Ok. Controlli cos'è? Pipe screenshot. Ah, musica on off. Avevo tolto la musica, porca troia. C'è il multiplayer? What? Ma quindi lasci la live attiva? Certo, certo. E con Y si interrompe la generazione paperelle. Ci sta, figo. Se non andate mai a Catania, sì, però è molto difficile da organizzare. Prima o poi si farà. Dovevo dire qualcosa, ma me lo sono scordato. Devo ringraziare le sub. No, nessuno ha fatto la sub. Mi stai passando il raffreddore, mannaggia il piripillo. Infatti che palle, porca troia. È una canzone fatta con un hang drum scordato. What? No, al momento non ho un Xmas Comics in programma. Ah. Parlavi del rinominare domani mattina. Bravissimo, bravissima. E sì, domani mattina appena mi sveglio ci mettiamo un po' e le rinominiamo. Quindi diamoci un appuntamento, raga, domani facciamo 8:30 o 9. Devo mettere l'orologio in carica, se no non mi sveglio. 8:30 o 9 per giocare, raga. Giocare, cioè, per la stream. Mi sa che ci vuole il sondaggino in chat, eh? 9 perché alle 8 dormo. 9, 9. Dai, in quell'orario la verifica. Manca le 10, Poldo. 9, chill. Dai, Poldo, domani vado a scuola. Ma io sto a scuola. E a che ora non avete scuola che potete stare al telefono la mattina? Google mi dice che sulla radio ti devi sintonizzare su 97 FM. Cioè, come faccio a cambiare sequenza? Non si può cambiare sequenza qui. Non mi fa cliccare nulla. Forse facendo accendi e spegni con la musica? No, non cambia nulla. Non credo che posso toccare la radio. Se facciamo alle 10 posso partecipare perché ho la ricreazione. Fai il sondaggio che è meglio. Mod, sondaggio, a che ora iniziamo la live? Ci sarà anche Alice a Lucca? Viene solo 2 giorni. Il 2 e il 3. Non lo so fare, scusa, dai, Palmucci, su via. Non è nemmeno la sub, Palmucci, ma ormai tremendo. Alle 10. Allora, io ho un problema, ovvero che poi devo partire per Padova. Quindi devo farmi la doccia. Posso svegliarmi alle 8, salutarvi, farmi la doccia. Alle 10 ci becchiamo. E quando riprendi le stream, fai qualche volta queste live chills, just chatting. Va bene. Chi l'ha fatto il sondaggio? Chi è il mio bro di stasera? Secondo me è Heist. Doccia è live. No, non posso fare la doccia in live. Mi asciugherò i capelli in live, quantomeno. Pi, pi, ri, pi, 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 pi. Nuova paperella in arrivo? Starà per cadere? Le abbiamo nominate tutte le paperelle, non ne manca nessuna, vero? Sì, le abbiamo nominate tutte. Hanno vinto le 10 e vabbè, ragazzi, ci vediamo alle 10. Quello non è FVJ, quello è When Gamers Duck. Oh mio Dio, ti odio. La prossima la chiamiamo Duck VGF.
Promesso. La chiave può essere la sequenza in cui è sintonizzata la radio. 100130 o 40200. E proviamo 40200. Ma anche se non credo. No. Non è 40200. In chat hanno detto che devono apparire delle paperelle. Questa non so cosa sia. Oh mio Dio, è una papera giapponese. Di ah, del gioco normale. Perfetto, non l'avevo vista ancora. Matilda si chiama questa paperella. Questa paperella si chiama Matilda. Matilda. Non so perché l'abbiamo chiamata Matilda in realtà. Oddio, ho detto... Dov'è Roberto? Ok, Roberto sta bene. Avevo paura fosse preso a fuoco Roberto. Sono cagato addosso. Felice è qua, ok. Ricordiamo, non devono toccarsi Felice e Roberto, se no tipo prende a fuoco. Io adoro sto gioco, ha delle interazioni bellissime. Come ha fatto ad arrivare qua? Ma come ha fatto ad entrare in piscina? Mi sono perso il momento in cui è successo. Suoni a Padova? Sì, domani sera c'è un festival metal a Padova e suoniamo là, il metal punk. Uè, damn, shit bro. Anche la papera muschio perde il muschio se va a fuoco? Ma è una tua supposizione o è vero? Ma come ha fatto ad arrivare qui in piscina il gonfiabile? Mi sono perso questa cosa. Non avevi detto solo questa si chiamerà mamma Matilda. Sono un mito. Ah, ricordo ci ho giocato anch'io. Ah, perfetto. L'idea è morta mia nonna, minchia bro, condoglianze. Successe anche nell'ormai passata live. Sì, mi ricordavo, però boh. Allora, raga, ma se mi andassi a fare la cena intanto... E che cosa ho da mangiare? Allora, vi dico che cosa ho da mangiare. Mi posso fare una bella pasta con la salsa, però magari non è il caso di farmi una pasta con la salsa a cena, perché poi vado a dormire appesantito. Mi posso fare una cotoletta. Oddio, c'è di nuovo lo sciame di... C'è di nuovo lo sciame di papere. Vado a controllare cosa ho in freezer. Ciao ragazzi, non ho assolutamente nulla a casa. Tocca ordinare da Just Eat. Tocca ordinare da Just Eat. Ti faccio mandare il cibo a casa io, oh. Non ho nulla. Dov'è che suoni? Suoniamo al Pedro. È un centro sociale, si chiama CSO Pedro. Comunque se cerchi Metal Punk Fest su Google trovi tutto. No ragazzi, Kim è rimasta intrappolata dentro il fenicottero. Ma rimarrà sempre bloccata qua, come farà a uscire? Cazzo, ma che brutta cosa, Kim Possible. Niente, ancora una volta l'LGBT è stata segregata. Allora, che cosa mi ordino da mangiare? Pizza, pizza, indiano, enoteca, No! Aurelio! Aurelio ha scoppiato il gonfiabile! Adelmo, volevo dire. Serra Adelmo! Hai fatto scoppiare il gonfiabile, Adelmo!
Figlio di Troia! Vabbè, quantomeno ha liberato Kim. No, ragazzi, ma qua c'è una lore pazzesca. Sir Adelmo, vero cavaliere delle crociate, ha liberato Kim. Perché Sir Adelmo, nonostante è del 400 dopo Cristo, lui ha a cuore l'LGBT. L'ha fatto per Kim, l'ha fatto per tutta l'LGBT. Bravo Adelmo. C'è una nuova papera? No, non c'è una nuova papera, raga. Adelmo. E se mi ordinassi degli arrosticini? No, dopo gli arrosticini di oggi meglio di no. Allora, vediamo se fanno consegne. Allora, la casa dell'arrosticino magari no, niente arrosticini. Questo fa pasta? Minchia, dei cappelletti, greve. E il guapo cucina messicana, no, mi cago addosso. Sushi mi cago addosso, ho bisogno di qualcosa di leggero. No, con una pizza mi cago pure addosso. Cazzo, raga, che mi ordino da mangiare? Ordino una poke, no, non mi va una poke. Forse un hamburger, no, ma mi cago addosso con un hamburger, meglio di no. No, raga, non so che mangiarmi. No, impazzisco. Non voglio della pizza. Forse un hamburger è il meglio. Alice giustamente mi fa notare che sono stato male. Oh, mi è sparata la nuova paperella. Damn. Questo è Prince. Questo è Prince. Alex Git. No, è Prince. Guarda Heist come ride. Posso chiamarla Prince questa? No, 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 no! Roberto! Roberto, sto più a fuoco! No! Che cosa hai fatto, Felice? Che cazzo hai fatto? Ma sei pazzo? L'hai fatto prendere a fuoco, figlio di Troia! L'unica cosa che non dovevi fare! Vabbè, Roberto starà a fuoco per un po'. Spero non si consumi del tutto. Va bene, quindi Prince dei King? Devo chiamare una paperella col nome di tutti i mod, raga, quindi questo è quello più adatto a Prince. Ah, è quello di So Many Duck. Prince the King 8. Bella Prince. Ok. Ragazzi, ho deciso, non mi ordinerò niente da Just Eat e mi farò dei sandwich col tonno. Volete un episodio di come si fanno i sandwich col tonno in cucina con Poldo? Facciamo un episodio di in cucina con Poldo, dai. Ok ragazzi, ho appena notato di avere anche i noodles a casa. Il content che porterei se fossi un creatore di contenuti. Secondo voi per il mal di pancia i noodles al pollo vanno bene o è meglio i sandwich al tonno? Cosa mi fa peggio? Fai i noodles. Cos'è meglio e cos'è peggio? I noodles li ho fatti oggi. Meglio i noodles, peggio i noodles. Non credo che i noodles vadano bene. A che gusto sono i noodles? Al pollo. I noodles è meglio di no. Però i noodles è tipo... tonno se stai male, ma sei serio. Che è successo? Ah, ho messo il coso automatico. Ma neanche il tonno. Ma cosa faccio? Cos'è meno male dei due?
No, ragazzi, il tonno fa male. Sì, è tipo un brodino di pollo alla fine i noodles. Secondo me i noodles è quello minore. Manderò un sondaggio ad Alice. Noodles, panino, tonno. Cosa mangio? Ho letteralmente inviato un sondaggio su WhatsApp ad Alice chiamando cosa mangio con due alternative. No, sotto Martino si è appena schiantato sulla radio. Però non è cambiata frequenza. Due scelte molto tristi. Ok, Alice ha votato i noodles. Vado a mettere sull'acqua, ragazzi. Sull'acqua. Vabbè, mangerò il sandwich da solo. Ti ho fatto venire voglia di sandwich adesso, mi dispiace. Allora, abbiamo... Perché? Stanno tutti bene, ragazzi? È successo qualcosa mentre non c'ero? Devo controllare. Allora, intanto teniamo lontano Sir Adelmo da questo coso prima che ce lo scoppia come il povero fenicottero. Ma Roberto che fine ha fatto? Sta qua, purtroppo sta presa a fuoco. Mi sa che sarà a fuoco per tutta la partita, a meno che non finirà nello scivolo. Perché se finisce nello scivolo è salvo. Ogni famiglia è composta da un maschio e 5 femmine. Ognuna più alta si produce da 1 a 3 animaletti per cucciolata. No, Palmucci è andato via. Dove è andato Palmucci? Se si ribalta Roberto si estingue. Godo! Come Palmucci è andato via? Vabbè, se è andato a fare la cacca, ora torna. Voglio sentire questo. Bellissimo. Nuova paperella, signori, arriva. Ti prego, dimmi che è Gabriele Marottoli. Voglio interagire con lui. Sta arrivando. Sta arrivando. Sta arrivando. Ma non vedi che c'ha Palmucci? Ma la carcassa del fenicottero si è decomposta? Credo di sì. No, non conosco purtroppo. What? Che noia. È una papera viola normale. È come si chiamava nel... Come si chiamava nel gioco? Come l'avevo chiamata? Jessica si chiamava. Scusatemi, ma sono in vacanza. Dove stai, Gabriele Marottoli? Ma Gabriele Marottoli riparte poi per le isole Seychelles. Infatti. No, adesso Palmucci c'ha la sub per colpa di Alice. Tremendo. Cosa succede alle 10? Ci svegliamo? Sì. Anzi, fatemelo pinnare. Poi dov'è Lucca? Sì, ne parlavamo fino a poco fa. Sarò dall'1 al 5 a Lucca nello stand di Arcadia. Perfetto. Allora, l'acqua si sta riscaldando. È inutile che la vada a controllare ogni 3 secondi. Ciao, devo andare. A domani. Ma se la Tesla si avvicina alla radio e gli cambia la sequenza... Ma tecnicamente siamo sempre su... poco più di 100, non è cambiato. Poi mi mandi un bacino. Non posso, mi dispiace. Mangiare tonno prima di dormire, no, poi fai brutti sogni. Davvero succede questa cosa? E grazie anche a Coerect per l'ottavo mese. Scusami, non ho visto la sub. Ma poi TR3 sei pazzissima. Ma infatti è vero, è una sub TR3. Ma perché gli hai regalato una sub TR3? Adesso devo chiamare una paperella Palmucci. Adesso la prossima paperella, qualunque sia, la dovrò chiamare Palmucci. No, non va bene, ragazzi. Ci vediamo a Lucca, dai. Ogni tanto lo faccio. Ma quanto costa una sub TR3? Sì, mi succedeva un casino. Ma magari non c'entrava il tonno. Ma magari è una bella. Ma sono costretto a chiamarla Palmucci. Spero di essere bella. Palmucci, sono sicuro che sarei bellissima. Allora, vediamo cosa sta succedendo intanto. Palmucci per me è Biopera GX. Sì, anche io percepisco Palmucci circa in questo modo. Ma questo gioco costa? Sì.
E ti consiglio di comprarlo perché i sviluppatori sono italiani. Oh, Gorzorg il distruggitore, che cos'è? Ah, puoi cliccare sulla... cosa? Gorzorg il distruggitore ancora non ha distrutto nulla. Proviamo un altro codice. Niente, non lo troverò mai. Roberto sta ancora prendendo fuoco. Sì, Roberto deve entrare dentro questo, dentro quel, quello scivolo e si trasforma, cioè si spegne. Ho finito di fare il mio sandwich. Oh no, quest'uomo adesso scoprirà che lui fa il mio sandwich. Ma Roberto è Roberto Saviano? Beh, considerando che gli hanno provato a dare fuoco e ci sono riusciti, penso di sì. Miau. Su Steam comunque. Ok, mi fa schifo. No, ma come? Che ci hai messo? Sono una persona. Ci sono troppe pubblicità. No, mi dispiace, bro. Sotto Martino che fa là sotto? Fa VJ? Capo degli? Qui tutto ok, ci guardiamo fa VJ. No, il codice non può essere quello. Se è quello mi arrabbio, Jack Sinner. No, non lo provo. Non lo provo. Devo scoprirlo da solo, quale. È cinese? Mi sembrava cinese. Chissà che cazzo di radio è, penso fatta da loro. Mio Dio, che paura sto effetto sonoro. Beh, teniamo d'occhio Roberto che fra un po' si spegne. A me sembra rumeno. Ah. Ah. Che palle che c'ho il naso che mi cola, regà. Mamma mia. Raga, facciamo serata di preferireste. Aist, puoi fare i sondaggi quando lo dico. Preferireste avere il naso perennemente otturato, cioè che te lo devi soffiare ogni 3 secondi, o tossire perennemente? Questa è grave, raga. Tossire perennemente versus naso sempre tappato. Minchia, ma sai che Palmucci, anch'io preferirei morire, Dio santo. È tremenda come roba. Veramente tremenda. Aspettate il sondaggio, raga, fatelo là. Ora Ice lo sta facendo. Sta per spannare una nuova paperella. Naso otturato ce l'ho già, mamma mia, lascia sta. Vorrei tipo guarire da questa cosa. Wow. Fumo, quindi non mi cambia niente se dico tossire. No, bro. Oddio, ho messo naso, tanto ce l'ho sempre otturato. Il naso sempre otturato contro... Cioè, voi preferireste avere tutta la vita il naso sempre otturato piuttosto che il maledetto... la maledetta tosse? No, regà. No, regà. Allora, io ho fatto questo preferiresti con sedia. E sedia, quando io l'ho detto, non ha esitato un secondo. La prima cosa, l'ho fatto sia sedia che Alice questa cosa. La prima cosa che mi hanno detto sia sedia che Alice è... no, io preferirei il tossire per sempre. Parli del diavolo e spuntano le corna, come si suol dire. Buonasera, buonasera amici, come va? Come state? Parlo, letteralmente non ho nominato sedia per tutta la live. Improvvisamente lo nomino e appare. Ok, sedia, ciao belli, benvenuti, io sono Poldo. E appena spawnata una paperella, Palmucci. Questa è Palmucci, ragazzi. Che late night DJ voice che hai. Grazie di cuore. Questa, allora, tecnicamente dovrei omaggiare il raid e chiamarlo la sedia. Adesso sedia rimani che ti faccio vedere le paperelle. A me sembra tipo un personaggio tipo dei
di Disney, cartoon, non lo so, quelle robe, tipo Little Einstein. Però purtroppo si dovrà chiamare Palmucci questa paperella, perché ha una sub tier 3 Palmucci, quindi niente. Palmucci, ti è andata a culo, vedi che sia una paperella meravigliosa. Vabbè, ti spiego un po' che cosa è successo. Allora, questa è Totò, è la prima paperella. Totò ha fatto dei figli che sono qui da qualche parte, credo. Ragazzi, dove sono i figli di Totò? Ah, eccoli, sono qui. Sono esattamente questi qua. Questa è Felice. Felice ha dato fuoco a un'altra papera che si chiama Roberto. Te la faccio vedere. E vedi, Roberto sta ancora a fuoco, purtroppo, perché gli ha dato a fuoco. Dannato Felice. Questa è Briastar, che è una papera gatto che miagola. Poi abbiamo Aurelio, che c'ha le venuzze nel cazzo. Poi questa qua è bellissima, che si chiama Blowhai, ed è uno squalo. Bellissimo. Poi abbiamo Grondo, che è un po' banale. Piccione, che è il nome del mio PC, letteralmente un fottuto PC da gaming con un Nvidia 9090 Ti dentro. Bob, che viene da SpongeBob. Bella Diana, perché è rosa. Sottomartino, che va sott'acqua e ogni tanto gli si attiva l'elica e inizia a nuotare. Ora fra un po' si attiva, vedi? Grande Sottomartino. Talte è una città Yellow Submarine. Sì, sì, ora vado a togliere l'acqua dei noodles. Poi abbiamo Claudio, che a breve gli crescerà il muschio. Kim, LGBT. Favi J, che è brandizzato Republic of Gamer, tra l'altro. Questo è Ice Cube, il rapper, ovviamente fatto di ghiaccio. Poi abbiamo Matilda, che non so perché si chiama così. Prince the King 8, che è letteralmente cosplay paperella di Prince, bellissimo. Poi abbiamo Jessica. Oh, c'è il giornale. Ma sta nevicando, è vero, non aveva mai nevicato, che figata. Vabbè, questa è Jessica, perché è rosa. Questa è Palmucci, che già te l'ho presentato. Totò te l'ho presentato. Sorradelmo è lui, è un bravo ragazzo. E praticamente ha difeso Kim, che era stata catturata da un fenicottero, e l'ha punzecchiato e ha fatto scoppiare il fenicottero. Bravo Sorradelmo. Questo è Walter White, un fico della Madonna. Nicola, perché è Nicola Tesla. Kali, perché è nero come il Mahakali. Poi abbiamo Carlo, che è il cugino di Leo. Cos'è sto coso? Palmucci ha fatto un figlio! Palmucci ha fatto un cazzo di figlio! È esploso il figlio di Palmucci! È esploso il fottuto figlio di Palmucci, ragazzi! Oh Cristo Dio! L'avete visto? È esploso il figlio di Palmucci, ma no! Si chiamava Alice Mandolesi, ero io, ma allora è esplosa Alice Mandolesi, ma orribile. Poi abbiamo Biopapera GX, a cui è spuntato il fiore, ovviamente citazione ad Opera GX che mi paga. Gorzork il distruttore, che è lui. Senatore, bravo ragazzo. Gaming, che è un mouse da gaming, letteralmente, fa pure il rumore. Roberto, che non è più a fuoco a quanto pare, si è spento. Felice, che gli ha dato fuoco. E poi questi qua li abbiamo già visti, mi sa. Niente, ti ho fatto vedere tutte le paperelle. Queste sono tutte le paperelle che da qua fino a domani mattina dovrò fare. Quindi chat, che è appena arrivata da sedia, voi siete consapevoli che dovrete rimanere tutta la notte qui live a controllare le paperelle? Innanzitutto, grazie ancora del ride. Vado a farmi il panino. Cioè il panino, in noodles. Ciao ragazzi, rieccomi. Quanto tempo bisogna fare stare i noodles?
prossimo sarà Gabriele Marottoli, te lo senti? Tra l'altro sta per spawnare il prossimo, eh? Pronti? Quanto devono stare? Tipo 2-3 minuti. Ah, va bene, allora magari alle 22:40, 41, 42 li tolgo. Madonna, sta durando un sacco sta live. Quindi tolgo nel Prime da Twitch. Bellissimo. Cosa? Tolgono il Prime? No, no, hanno fatto un annuncio strano che probabilmente potrebbe significare tagli di guadagni o Prime o cose simili. Il bordello. Ah, Aista ha fatto il nuovo preferireste e intanto è apparso iscriviti al canale. Perché è un... il Dottor X nel nuovo video l'ha usato per convincervi a iscrivervi al canale. Quindi si chiama iscriviti al canale. È nuovo, tra l'altro. Di che... No, mi sa che... Ah no, questa qua già ce l'avevamo, mi dispiace. Si dovrà chiamare... Boberto si chiama, mamma mia, mi ero dimenticato di Boberto. Abbiamo Roberto e Boberto. Ma è solo per PC, no? C'è anche per Switch, se non sbaglio. Effetto Doppler U. Si chiama così? Come ne è esplosa un'altra? Non ho visto. Che papera è esplosa, ragazzi? A parte la radio che, vabbè, è entrata in modalità tremendo. Fai anche un Roberton. Roberto. Abbiamo Roberto, Boberton e Roberton. Roberton mi piace da morire, bro. Credo che la prossima la chiamerò Roberton. Gli è esploso un cucciolo. Ma perché Palmucci fa i cuccioli che esplodono? Ah no, ecco l'altro cucciolo. Sempre Alice Mandolesi che va in giro. Alice Mandolesi pondering is... Niente, Alice Mandolesi continua a scoppiare in ogni modo possibile. Dai, un minuto ed estraggo i noodles, se no poi si scuociono. Ma non devono stare tipo 5 minuti i noodles? Non è un male che siano di più. Dov'è Travis Scott? Oh cazzo, è vero, ho dimenticato di chiamarlo Travis Scott. Preferireste, cos'è? Poldo drag queen, poldo pelato. Grazie ragazzi. Anche io vorrei essere una drag queen. Sì ragazzi, c'è scritto 3 minuti nella confezione. Direi che posso, come dire, scolarli. Vado a mangiare. Arrivo. Ragazzi, ma sono venuti benissimo. Vogliono scolare il brodo? No, no, non l'ho scolato. Ne ho scolato pochino. Ho lasciato un po' di brodo. Poldo, cos'è esploso? Oh mio Dio, è esploso un altro figlio? È esplosa un'altra Alice Mandolesi? SMR. Oh, però, fighi. Adesso mi metto a fare slop slop. No, ho lasciato il giusto. Tra l'altro, guardate quali sono. Sono questi. Chicken. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Oddio che buoni. Sono buoni. Sono molto buoni. Ah, ah.
Si sono cotti molto bene. Oddio, ce la cargo. Si sono cotti molto bene e sono dannatamente gustosi. Perché me li ricordavo una merda, i noodles? Non li prendo mai. Credo che li prenderò più spesso, sono molto buoni. Questi qua in particolare sono dannatamente gustosi. Potrò disputare a mangiare con le bacchette se le hai. Eh no, io preferisco mangiare i noodles con le bacchette, ma non le ho. Quindi tocca con la forchetta. Dobbiamo chiamare Roberton, Speedy Paul e Travis Scott, hai ragione. Nome dei noodles: Oyakata. Sedia, ci sei ancora? Ti va di essere intervistato? Adesso sì. Vorrei farti un'intervista. Ok. Corkunt und Pins. Leo, se vuoi venire anche tu nell'intervista va bene. Intervisto tutte e due. Pizz. Salve. Buonasera. Benvenuto. Sono in modalità chill, quindi ora farò questo tipo di voce. Quindi parlerai nel chill. Nel chill. Posso chiederti di alzare leggermente il gain se parli così allora? Gaming. Bravissimo. Oh, guarda, c'è Alice Mandolesi là. La vera Alice Mandolesi? No, no, si sta muovendo in giro. Ciao Leo. Guarda, guarda. Alice Mandolesi. Guarda, guarda, guarda. Ma c'è il becco giallo. Claudio. Sì, questo è Claudio. Non si arriva lì. Claudio è di un colore. Ogni Alice che muore soffro molto, lo so Palmucci. È appena scoppiata Alice. Vabbè. Comunque, intervista. Benvenuti intanto sia a Leo che a Sedia in questa intervista. Non c'è Leo. Come non c'è? No, era Alice Mandolesi. Alice, vuoi partecipare anche tu all'intervista? Claudio al muschio. Che paura sedia con quella soundboard. Sì, non va bene, allora entra io, pure. Non sono stato io. Allora, intanto qualsiasi domanda vi farò potete tranquillamente posso anch'io, no, mi dispiace. Ogni domanda che vi farò potete decidere di non rispondere. Ok. Perché se alcune sono troppo personali, ecco, tranquillizzatevi e ditemi semplicemente guarda, questa preferisco non rispondere. Okay. Domanda numero uno. Ciao Alice. Domanda numero uno. Qual è il vostro nome e cognome? Alice Mandolesi. Sedia? James P. Sullivan. Ok, adesso l'intervista si fa seria. Quanti fratelli avete o sorelle? Uno. Uno cosa? Di fratello. Ah, io zero, sono solo nella vita. È spuntata una nuova paperella Camo. E come dovrei chiamarla secondo voi? Lucio Fulci. Perfetto. Aspettate un attimo che la nomino. Dopodiché, ah no, ma mi sa che forse era. Oh no, mi sa che questa qua l'avevamo già nominata. Quindi non potrei dargli il nome. Non mi ricordo. Devo andare a controllare. Sedia, perché ci hai pensato così tanto? Perché era una bugia. Vasco. Era una bugia? Può essere. Ho capito.
Si chiama Vasco quella papera? Sì, si chiama Vasco. Ma ci sta benissimo. Ci sta molto bene. Non sono d'accordo. Domanda numero due. Tre, scusate. Qual è il vostro film preferito? Alice. Non lo so ancora. È una domanda difficilissima. È una domanda incredibilmente difficile. Del periodo Requiem for a Dream, però. Ok, Requiem for a Dream di Aronofsky. Tu, Sedio? Allora, credo di averne tanti e quindi è difficile scegliere un primo posto. Però per questa volta andrò per V per Vendetta. V per Vendetta. Ok. Allora a questo punto, qual è la vostra canzone preferita? Ah, io ho Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra. Ok. La mia è uno degli Of Monsters and Men, che non so pronunciare, quindi non lo farò. Ok. Prossima domanda. Schibiditoio. Se improvvisamente veniste banditi dall'Italia, in che stato potete scegliere quello che volete? In quale stato andreste a vivere e perché? Forse Paesi Bassi, io. Perché? Perché è un paese del nord Europa, andrei forse ad Amsterdam, ci sono le bici e i canali. Io Svizzera. Ok. Perché la Svizzera? Perché è bella la Svizzera. Ah, ok. Ci sta, però dovresti adattarti al loro tenore di vita. Non è troppo diverso dal nostro. Scusate, mi avvisano che Sottomarettino è volato. Ah no, sta ancora qua. Scusatemi, l'intervista proprio può continuare. Se improvvisamente potreste cambiarvi il nome, come vi chiamereste? Diego. Io... Perché? Anch'io Diego. Ma... come mai, se posso? È fighissimo Diego. Mi sa di... Sai chi si chiama Diego? Chi? Palmucci. Madonna. Veramente? Sì. No, bellissimo. Hai detto il nome di Palmucci, ma magari non voleva. Ops. Bellissimo nome. No, lo dice sempre, lo dice sempre. Ok. Qual è il vostro social network preferito? TikTok. Mm-hmm. Non è vero, dai. YouTube. Anche il mio. Però stavo per dire nessuno, ma YouTube, effettivamente. Se tutti i social network morissero, tranne uno, sceglierei YouTube. Sceglieresti YouTube. Ok. Raccontatemi della vostra formazione e delle esperienze lavorative precedenti. Io non lo voglio fare. Ok. Io provengo da un background di marketing digitale. E facevo le cose tipo strategie digitali, marketing. Ho capito. E la tua formazione? È liceo artistico e poi mi sono specializzato in quello che ho detto adesso. Ho capito. Non universitaria, però. Quali sono le tue principali competenze e come pensi di applicarle in questa intervista? Ma stai leggendo le domande? Stai leggendo parte. Le domande per un curriculum coso. Ti ho scamato. Ok. È tipo un colloquio di lavoro. Vabbè, passiamo avanti. Quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza? Di forza non lo so. Di debolezza ne so tantissimi. Di forza però è difficile. Ok. Io sono in punto di forza e che sono determinato. E in una chiamata privata non avresti risposto così. Quale avrei detto in una chiamata privata? Non lo posso dire. Ok, no, non lo puoi dire. Ho capito. Vabbè. Di debolezza sono vittima della società. Pazzo. Sono testardo. Pazzo, sono pazzo. Ok, prossima domanda. Siete razzisti? Sì.
No, no, ragazzi, è appena apparsa una paperella azzurra con i fiorellini bianchi sopra. Ah, no. Chiamala razzista. Razzista sarebbe un bel nome, però mi sa che già... Si chiama Fiorello. Vabbè, un bel effettivamente Fiorello mi piace. Perfetto. Quindi la risposta è no, ovviamente, giusto? No, certo che non sono razzista. Ok, dimmi il tuo insulto preferito in napoletano. Facim. Io non li so. Ok. Che tra l'altro sfacim significa tipo anche sperma. Sì. Disgustoso. Lo sapevo. Se potessi fare qualsiasi lavoro e ti darebbe una quantità di soldi incredibile qualsiasi lavoro, quale sceglieresti? YouTuber. Ma può essere un lavoro qualsiasi, cioè me lo posso qualsiasi? Anche inventare. Sì, qualsiasi, e prenderesti un sacco di soldi comunque. Userei le mie ore di sonno per lavorare, cioè come lavoro allora. Interessante. Grazie Leuccio per la sub. YouTuber. Poldo va fa mocca chi destravive mamma. Questo è un bel insulto, effettivamente. Mm. Quando hai tanta pressione al lavoro, come la gestisci? Male. Come la gestisci? Io invece continuo a lavorare, ma sono stressato. Ok. Preferiresti... Sedia, per favore, mi puoi sposare, no? Scusa. Preferiresti essere razzista? No. Preferiresti vivere tutta la vita in modo noioso all'interno di un monolocale, in una città di periferia, in una vita noiosa, o essere complice dell'industria del K-pop? È complice dell'industria del K-pop, però cioè, cosa vuol... è un po' troppo generico. Ok. Io stessa cosa, possibilmente magari lì non ti annoi. Come? Possibilmente facendo dei crimini. Ah, che tipo di crimini? Tipo che ne so, sfruttamento. Quelli che fanno già. Minorile. Sì, quelli che fanno già. Okay. Ho capito. Come definisci il tuo stile? Agitato. Io... Irrequieto. Ah, oh, c'è Alice Mandolesi, guardala. Oh, ora scoppio su Fiorello. No, stai aspetta. Vicino a un bambino. E a oh no! No, hai fatto scoppiare Favij. Dicevo, come definite il vostro stile? Libero. Gamer. Swag. Swag, perfetto. Credo che swag sia la risposta. Swag. La risposta più bella. Preferireste pagare Reuter, psicologo del lavoro. Preferireste pagare tantissimo uno psicologo o non andare da uno psicologo? La prima lo faccio già. Io la prima. La prima. Preferiresti il vetro o la plastica? Oh no, scusatemi. Ah, tranquilla. Vetro o plastica? Vetro o plastica? No, avevo capito, nel senso che cazzo non lo vuol dire. Io il vetro è più sostenibile. Bravissimo. Io la plastica perché voglio che il mondo bruci. Ok. Però poi la plastica farebbe una puzza assurda. Valuta questo. Muoio. Ok. Secondo te il Sud Italia da dove inizia? Allora, il Sud Italia inizia da sotto il Molise, la Campania è Nord Italia, Lazio no. Cioè, quindi il Molise per te è Sud Italia? No. Ah no, ok. Però la Puglia sì. Che sta Puglia, ma avete lo stesso accento dei napoletani, quello non è Sud? Io... non so di che stai parlando. Questa intervista potrebbe andare male. Io... risponderei da Rimini in giù, escluso Riccione. Ah, pure questa non è male. Ok, okay, allora a questo punto dico dall'Emilia Romagna in sotto.
Preferiresti essere un mio mod di Twitch ma molto molto ignorante, o preferiresti essere un professore di università molto molto ignorante? Ma nei mod sono Prince? No, tipo Prince, Heist, Palmucci. Ah, molto molto ignorante. Sì, sei tipo loro, però molto 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 ignorante. Professore universitario. Anch'io, perché almeno ti pagano. Scusa. Alice. Oddio. Adesso voglio tutti i mod in chat che mettono le emoji del piano. Stanno scrivendo solo i mod in chat. Di 300 spettatori sono solo i mod che parlano. Ragazzi, scusate, se avete... non mi intendevo quello. Se avete domande per l'intervista in chat, prego, fatele adesso. Ah, qual è il tuo podcast preferito? Tutt'altro. Tutt'altro. Nuovo podcast di Poldoness, The Talk Show. Perfetto. Tu, Alice? Praticamente c'è un video di Elisa Trucca. No, dai, lo stesso. C'è Elisa Trucca. Perché non nasce come podcast. Te al limone o te alla pesca? Limone. Pesca? Mi sto strozzando. No, limone io. Che schifo. Ehi! Seria, ti chiami realmente Sofia? È il mio secondo nome. In combattimento corpo a corpo, sceglieresti un cacciavite a taglio o a punta? Punta. Perché? Pure io. Fa malissimo, pugnalata okay. Proprio. Però quello a taglio è più utile. Ah, però in un combattimento colpo a colpo. Dormite con i calzini? Sì. A volte. Tu sedia sempre? Sì, sì. Ma hai dei calzini molto grandi o dei calzini... No, sempre calzini fantasmino. Oh mio Dio. Silly Egg, ho bisogno di te per sapere come, che cosa ho scritto su Google Traduttore per chiamare in cinese questa papera. Ho scritto qualcosa, mi sa che ho scritto Fortnite. Non dire calzini con quella Z. Calzini? Scusa. Quindi dicevo, sono... Che tipo di calzini sono? Sono calzini tipo... Fantasmino. Ah, fantasmino, quindi non tipo, sai, calzini belli pesanti o quelli che ti rimangono larghi. I fantasmini sono la rovina della cultura. Ma che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Era mi piace Fortnite. Ok, grazie ragazzi. Videogioco preferito? Attualmente Stardew Valley, se no Zelda. Zelda. Non so Zelda? Quale ancora. Non sai quale? Non lo so ancora, perché forse Ocarina of Time. Però non l'ho finito, è quello il problema. Devo ancora finirlo. Allora come... Vabbè. Vabbè. Io vado per o Undertale o Outer Wilds. Nerd. Outer Wilds, davvero? Outer Wilds è un gioco incredibile. Ti è piaciuto così tanto? Ci sta. È incredibile. Preferite BTS o Stray Kids? BTS. Okay. Nessuno dei due. Marca preferita? BTS. Pierre Raven. Mangiate tutto con le mani o tutto con un cucchiaio? BTS. BTS. Preferiresti camminare scalzo sul caramello o sulla Nutella? Sulla Nutella. BTS. Qual è una cosa che piace a molti ma a voi che piace a molti ma a voi no? BTS. Non dire BTS. BTS. Ok, mi sa che qua la risposta a BTS era la più giusta. Oddio. Ah, Gesù. Grazie, messicano. Sedia, sei uno schifoso. I BTS fanno cagare. Alcune canzoni sono carine, il resto fa cagare. Preferite la radio FM o la radio digitale? Non so cos'è la radio. Ok. Assolutamente, Aist ha detto meglio i BTS della trap. Corretto. Preferireste abitare in Italia ma essere incredibilmente poveri, o abitare in Africa e essere incredibilmente ricchi? In Italia. In Italia no, povera. Sì,
No, non lo so. È che dipende da che parte. L'Africa è un continente. Eh sì. È difficile. Ok, Dubai. nella classica Africa. Quindi, Quindi ok. villaggi, savana, Gabon, Gubung. Allora, ricca Ah. in Africa, solo per... vabbè, solo niente. Sì. No, sempre ricco, raga. Non vi fate mindset. Cambio automatico o manuale? Automatico, ti prego. Davvero? Ma sei una bestia di Satana. Ma ti prego, fra, cioè, evolviamoci come società, ti prego, per favore. Sì, ma il cambio automatico è quello che ti fa tipo partire a cazzo di cane e fare gli incidenti. Il manuale è la... Ma dove vivi? Ma scusami, ma che stai Madonna, tu sei dicendo? Io quello che ho una mette risposta. il cambio automatico su Mario Kart? Ma che cazzo c'entra Mario Kart adesso? Non è Ah no, l'autopilota. giusto, la guida. Ah, No, non è sedia non la guida. tiene. Ma che cosa state dicendo? No, è nulla. Comunque, la mia risposta è una macchina che abbia il cambio manuale, ma con lo schermo che ti dice quando cambiare marcia. Ok. È Quello è comodissimo. molto comodo, è vero. La mia nuova macchina lo avrà. Mi dite le prime quattro lettere del vostro codice fiscale? No. Non le so, sì che le so invece. No, non lo farò. Vediamo, ma che cosa hai mandato? È un reguilla che mi è uscito. Preferireste lavarvi tutti i giorni ma mettervi gli stessi vestiti oppure cambiare i vestiti ma senza lavarvi? Bellissima questa. Lavarmi assolutamente. Lavarmi Ma anch'io. mettere gli stessi vestiti E a un sporchi? certo punto i vestiti sporchi diventano duri. Cosa stai dicendo? Schifo, sì, è vero. Cosa Però stai dicendo? è la cosa che magari li metti Cosa stai fuori e non fanno puzza, almeno. Cioè, sono sporchi, ma non fanno dicendo? puzza. Tutto nudo faccio, Hai divento nudo. ragione. Faccio tutto nudo. Oh, ciao Fieric, grazie del ride, benvenuti, stiamo giocando a un giochino. A League of Legends stiamo giocando. Chat di Fieric, preferite League o Legend? League of Legends. Yo, League. League. Cause League my balls. CSGO, giusto. Ok, perfetto. Allora, ho altre 5 domande per voi, poi giuro che vi lascio stare. Ok. Noodle al tonno o noodle al pollo? Pollo. Al tonno. Tonno. L'hai detto con un certo tipo di disprezzo Era verso quelli tipo al pollo. tonno? No, non pensavo nemmeno esistessero, sinceramente. BTS, dicono la chat. Ok, quarta Questa domanda. domanda. Preferiresti viaggiare sempre in treno gratis? Ma abitare, che ne so, a Bari? Oppure poter viaggiare sempre in auto gratis, ma solo a Milano Centro? Oddio, Però ripete la dove abiti, domanda? scusami? È a Milano Centro. Ah, allora a Milano Centro. Ok, ti ripeto la domanda? Sì, grazie. Puoi prendere qualsiasi treno che vuoi gratis, ma abiti a Bari. Ok. Versus abiti in centro a Milano e giri gratis in centro a Milano con la macchina. Giro gratis in centro a Milano. Non puoi, cioè, se devi uscire da Milano, devi andare a piedi. Non posso prendere il treno. Sì, ma a pagamento. Vabbè. Ok, perfetto. Perfetto. Spoiler, a Bari li prendono comunque gratis. Cosa i treni? Perché? Sì. Preferiresti Ma stare nudi che stai davanti alla vostra famiglia per dicendo? 3 ore oppure correre per il centro nudi 5 minuti? Questo è grave. Questo è Oddio, io molto... veramente... Per il boh, centro. forse la mia famiglia. Quanta famiglia? Chi? Ok. E quanta famiglia. Tutta. No. Tutti quanti, tutta la No. tua famiglia, compresa di Forse cugini. anch'io in centro. Poi in centro a Rimini è grave. 3 ore nudo per strada? No, no, altro Non che. erano 3 minuti. No, erano 5 minuti, babun. 5 minuti, ok.
Sì, io vado. Aspetta, è spanata una nuova paperella, perdonatemi. Oh, è spanato Pietro Pacciani, mi sa. Guardalo col coltello. Collezione. Pietro Pacciani, eccolo. Pietro Pacciani. Poi, terza domanda. Preferireste non avere un piede? Questa è la mia catchphrase. Ancora questa? Quando gioco, dovete sapere, chat, che quando gioco a preferireste nomino sempre non avresti un piede. Cioè, preferiresti non avere un piede. Allora, dicevo, preferireste non avere un piede o avere tre braccia? Ma una non la puoi controllare. Allora, aspetta, il braccio non lo posso controllare nel senso che mi parte a caso e che è morto. No, proprio è morto, la flaccida. Ah, allora ok, il braccio flaccido. Sicura? Sì. Ok, ma ci sono i tutori, eh? Da dove esce il braccio? dal petto. Allora, mi tengo il terzo braccio io. Come avere allora un pisello al centro petto? Mi tolgo il piede. Devono farti le magliette custom. No, mi fastidio. Puoi tenere solo le giacche con la zip fino a metà. Perché vabbè, ci sta. Io anche io direi non avere un piede. Davvero? Ah, io mi sono infilato un dito nell'occhio. Preferireste non avere un piede o abitare... No, basta col sto piede, fai un'altra! Preferireste non avere i piedi o abitare in Calabria? La prima. Cioè, non avere un piede o abitare in Calabria? Non avere i piedi o abitare in Calabria? Ah, abitare in Calabria, perché i piedi mi servono. Ci faccio un sacco di soldi. Oh, non dovevo dirlo, forse. No. BTS, nel dubbio. BTS. Preferireste... Ah, questo è bello. Preferireste indossare sempre le scarpe... Pensavo dicevi un'altra volta il piede. Preferireste indossare sempre le scarpe, ma senza i calzini? O preferireste non indossare mai le scarpe, ma avere i calzini? La prima. I calzini possono essere anche antiscivolo. Così si cammina sull'asfalto, non scivola. Non lo so, sì, cioè sono calzini. Tutti i tipi di calzini, quindi, posso usare. Esatto. Ok, allora io coi calzini. Puoi dire calzini? Io... No. Dov'è Prince? Eccolo. Io volevo per scarpe. Bei sudatoni di piedi. Scarpe. Prince. Allora, aspetta che ti... Devo fare una foto a Prince. Purtroppo c'è, mi piace Fortnite davanti, Prince. Fagli un bello screen. No, c'è il buio. Niente, devi aspettare il giorno. Va bene, signori. Ecco, siamo all'ultima domanda. Ultima domanda dell'intervista. Qua capiremo davvero chi siete. Vai. Preferireste... Non avere un piede. Preferireste... Aver ucciso una persona, quindi a livello morale devi avere sulla fedina il fatto che hai ucciso una persona, ma in generale a livello morale, cazzo, hai ammazzato una persona. Sì. Oppure avere per sempre il naso tappato. Il naso tappato? Davvero? Sì. Io non lo so. Ma persona che conosco? No, una persona in generale. Sempre il naso tappato. Frate, tutta la vita Alice, il naso tappato. Ti devi è terribile il naso. Soffiare il naso tutta la vita. No, ammazzo uno. No, non ce la posso fare. Ammazzi uno piuttosto che sì. Andato tappato. Sì, sì, madonna, che palle. Te lo immagini, poi faccio il video e faccio... Allora, ragazzi, benvenuti in questa nuova live dove io gioco a Fortnite con i miei amici. Oddio, tapparmi il naso è stato brutto. Vedi, ammazzo io, uno, te lo giuro. Io il naso tappato. Io ho il naso tappato in questo momento, quindi ammazzare qualcuno purché mi passasse.
Vedi, perfetto. Va bene. Allora, ragazzi, io vi ringrazio, è stato un piacere, vi saluto, che faccio spawnare l'ultima poverella, metto una foto di io che dormo e poi stacco la live. Certo. Va bene. Se buonanotte. Volete rimanere, saluto, fate pure, se no, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. Arrivederci. 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 Cosa mi ha inviato su Telegram, Prince? Prince di Kingot. No, si vede malissimo, aspetta, ora è giorno, falla meglio. Gli ho scattato una foto io, Prince. Allora, amici, intanto che spawna l'ultima paperella, io vi informo, la live rimarrà accesa tutta la notte, faccio solo giusto due cambiamenti, dopodiché vi lascio visibile il gameplay e io vado a dormire, banalmente. Vi lascio solo uno screen di io che dormo sulla sedia. Poldo Roberto è di nuovo a fuoco. Quel figlio di puttana è sempre a fuoco. No, non è a fuoco, mi sa. Ah sì, è là sotto a fuoco, figlio di troia. È spawnata Alice Mandolesi. Ma ne spawna Palmucci a caso. È bravo Palmucci. Ok, facciamo spawnare l'ultima paperella. Dopodiché domani mattina alle 10 e faremo il comeback live. In realtà mi sveglierò tipo prima io e vi saluterò alle 8 per chi sarà in live. Quindi per chi vorrà rimanere tutta la sera in live, tutta la notte in live a traccare le paperelle, ragazzi, statemi bene. Ma dobbiamo lasciare la chat sulle emoji, secondo voi? Questa si chiamava Chanel, vero? O è nuova? Sì, si chiamava Chanel, ancora me lo ricordo. Chanel. Ok. Devono spawnare ancora un po' di paperelle, eh? Ne mancano un poco, infatti non vedo l'ora. Niente sulle emoji, come ci intrattiamo? Sì, sulle emoji per evitare simpaticoni. Ma in realtà sti cazzi, Prince. Secondo me non c'è bisogno. Lasciamole in modalità lenta, lasciateli parlare. L'importante è che vi automoderate da solo. Tanto già c'è Stream Elements che fa il modding. Poi viene Aist a dire le brutte parole. No, no, Aist purtroppo se ne deve andare a fanculo. Allora, fatemi fare lo screen. Allora, devo dormire tipo... Devo mettermi un cuscino dietro. Facciamo così. Questo è il mio cuscino. Cuscino sbunrato. Lo metto qua dietro. Dormi su Blow High. Oh no, 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 che poi fanno edit strani. Ok, faccio così. No, ho la bocca stupida.